Gentili amiche, gentili amici, ben trovati. Sì, sorpresa speciale. E questo sabato si tinge dei colori dei vetri artistici di Murano. Abbiamo deciso, come quando era, 2 settimane fa, non mi ricordo più, Alessio, un paio di settimane fa, visto l'enorme richiesta, l'enorme partecipazione del venerdì pomeriggio. Anna Tofanello, tutti i venerdì dalle 17 alle 20, è lo speciale di Arte Network dedicato ai vetri artistici di Murano. L'appuntamento imperdibile, se ve lo doveste perdere c'è sempre il nostro on demand, aiutami sempre Alessio con tutte queste terminologie legate al sito web, quindi se ve lo siete perso per tutti i programmi di Arte Network, del moderno, del contemporaneo, delle sacre antiche icone russe, vetri artistici di Murano, l'antiquariato, potete rivedere le trasmissioni sulla piattaforma YouTube all'interno del nostro on demand www.artenetwork.it. Quindi abbiamo deciso questo sabato fino alle 8 di dedicarci non al solito, fra virgolette, antiquariato, ma dedicarci alle novità, perché i vetri, gli inediti, sono veramente tanti quelli giunti nella nostra collezione. E ieri, tra le tantissime conferme, tra le telefonate, fino all'ultimo, signori, abbiamo deciso di ospitare nelle ore del sabato la trasmissione dei vetri. E sorpresa delle sorprese, ovviamente non insomma, ospito nelle mie ore, diciamo, i vetri artistici di Murano. Nel set dei vetri artistici di Murano mi ospita, e sorpresa, ed è giusto che sia così, Anna Tofanello è qui per lo speciale dei vetri artistici di Murano. Ebbene sì, in due, finalmente, devo dire, perché assolutamente avevo fatto già le trasmissioni con Willy Montini, con Michele De Palo, insomma, più o meno. Questi finalmente, speciali finalmente, sono speciali. Insieme, dedicati al vetro artistico di Murano, e quindi è un set, faccio già qualche passo, direi. Alessio, muoviamoci, fino laggiù, vedere. Se si riesce a vedere quasi tutto, sono quasi 80 i lotti, tra cui anche inedito qualcosa che non avete visto ieri con Anna. Complimenti ancora, perché le trasmissioni sono sempre più complimenti belle. Complimenti anche a te per 2 sabati fa, perché è vero, ormai l'appuntamento è fisso del venerdì, ma c'è stato un grandissimo riscontro, quindi ben venga questo appuntamento, questa doppia conduzione del sabato, insomma, queste 3 ore che ormai sono con cadenza regolare anche per te, per le tue trasmissioni, certo, dell'antiquariato. Ma oggi è proprio un appuntamento speciale, un mix di contenuti, un mix di esposizione, vetro storico, contemporaneo, di epoche, certo, assolutamente. E a proposito di mix, attenzione, ricordiamo sempre, perché adesso in contemporanea c'è l'altro nostro canale, il 166, esatto. Anna Maria Brizzi, non mi sbaglio più, Anna Maria Brizzi sul canale 166 con l'arte moderna e contemporanea. Sento già, i quadri sono qui, lei è in diretta da Roma, e insomma, tramite Marcello e tutta la nostra tecnologia si riuniscono insieme per poter mostrare sul 143 e 166 appunto le doppie trasmissioni. Quindi vi chiedo, come al solito, di guardare da una parte e dall'altra. Qui si parla di arte moderna del Novecento. Il vetro più antico, Anna, ci porta a fine 8, inizio 9, la Fratelli Toso. Partiamo da lì con la scalata fino ad oggi. Ai grandi maestri contemporanei. Alle nuove firme, alle ultime firme che ormai sono già inserite nel mondo contemporaneo e che noi ospitiamo qua nel set di Arte Network. Non vediamo l'ora di presentarvele quest'oggi, perché oggi, effettivamente, dicevi prima, giustamente, 80 lotti. Cioè, oggi si tratta veramente, sì, di un salotto del vetro. Cioè, di tutto, e ce n'è per tutti, chiaramente. Quindi, insomma, fatevi già avanti al centralino. C'è Gabriele, c'è Elena, tra poco anch'io, ci scambieremo, certo, presenteremo. Sì, insomma, sì, assolutamente. Beh, salutiamo Alessio, salutiamo Max in regia. Centralino è pieno, avete sentito già i nomi di Gabriele e di Elena. Pronti a sentire le vostre voci, le vostre richieste. Una cosa che è da un po'
po' che non ricordo agli amici di fare le loro richieste. Sul vetro, sapete, Anna, mi dicevi domani sei già là, lunedì sei già là, insomma, esatto. È un nostro girovagare, per noi è abbastanza facile, per quanto riguarda Venezia, anche in questa particolare situazione, ma siamo i mediatori più diretti dall'isola di Murano, Venezia, tramite i canali televisivi per arrivare nelle vostre case, sempre con tutta la sicurezza del mondo. Certamente. Io do giustamente lo spazio iniziale a Matteo, che inizierà la conduzione di questa diretta, però nel frattempo sono sempre già al centralino per ogni richiesta, così cerchiamo, no, di fare questa sorta di lista democratica, io la chiamo sempre così. Giustamente, prima arriva la richiesta, prima noi possiamo affrontare l'argomentazione, la spiegazione e voi confermare l'oggetto senza perderlo. Ieri tantissime richieste e conferme, io vi ringrazio personalmente. E infatti, tra poco, dopo diciamo un excursus sul vetro contemporaneo, ripartirò con quel Dino Martens. Non pensate che me ne sia dimenticata, perché sono una notte, insomma, non me ne dimentico. E quindi dopo ripartiremo da là. Io bellissimo. Ti lascio. Vale, faccio una piccola passeggiata, spazio, poi facciamo una come passeggiata al solito mi dici che certo. È la carrellata, no? All'iniziale e poi la carrellata. Facciamo giustamente. Sì, passeggio dal numero 1 all'80, intanto così potete vedere e rivedere. Esatto. E poi con Max, la musica, con Alessio, eccetera, possiamo qualche minuto dedicarlo a una panoramica per ogni meraviglioso oggetto. Iniziamo, spostiamoci, sì, facciamo già vedere. Beh, bello che avete messo vicini Itoso, cioè, tra i primi, insomma, a trattare, a rivedere le murrine, e vicino Martens, che credo che sia l'apice della murrina, cioè la trasformazione più, l'evoluzione più alta, ed è proprio quello, il numero 3. Abbiamo 3, classicità e modernità insieme. Quel Dino Martens, abbiamo visto dal solito Wright, parliamo sempre male di Wright, ma nel senso che è un nome, potete cliccare, guardare subito cosa succede dall'altra parte dell'oceano, Chicago in particolare, ma da pochi anni che Wright è un vulcano di soldi, cioè al di là dei nomi, al di là delle epoche, i prezzi che raggiungono oltre oceano sono dei prezzi che qui non alle troverete stelle. Mai. E quindi non so se lo diremo in diretta, se è mai successo per il prezzo del Dino Martens, ma poi Max ti mando l'immagine di Wright. La quotazione di base, ok? Cioè già la stima di base da Wright, chiaramente, che ospita i vetri dei collezionisti più importanti al mondo, oltretutto. Quindi chiaramente si parte già da una base solida. Ecco, la vostra possibilità è proprio intervenire tra questa base d'asta e poi l'aggiudicazione, che immaginatevi più del doppio, del triplo arrivano. Voi potete perfettamente inserirvi in mezzo, ecco, a queste cifre stellari, perché è vero, sono cifre stellari, poi le facciamo vedere, e aggiudicarvi un oggetto che ha e che suscita interesse mondiale. Dino Martens è tra quelli. Ieri siete stati addirittura, mi pare, 5-6 persone a diciamo contendervelo. Oggi è il pomeriggio perfetto per aggiudicarlo, anche perché non arriverà di certo a venerdì prossimo, me lo auguro per voi. No, mi stavo girando intorno per vedere, ma credo che tu l'abbia già venduto. L'avevo visto presentato settimana scorsa, l'altro Martens bianco, solo con quei trattini. Spettacolare, quindi signori, di Martens ora ce n'è uno. C'è questo. Dei murrinai, fratelli Toso, c'è rimasto ben poco. Domando, quell'anfora doppia ansa, la più grande tra le opere dei fratelli Toso più grandi che abbia visto, è lì al lotto numero 5 ed è regalata. Poi ci sarà Carlo Scarpa, aiutami, fratelli Toso, vedo Ercole Baro, Fulvio Bianconi, Irosin, giusto? Irosin, i fratelli Irosin maestri del Calcedonio, Loredano e dalla Valentina. Esatto, una sorpresa per me, insomma, non è proprio il mio mondo. Io sono rimasto in da quant'è che lo trattiamo dalla Valentina? In realtà non da molto, diciamo qualche mese, no? Perché si fa conquistare giustamente un artista del genere nel mercato, e poi parleremo appunto anche delle cifre relative ad Adriano dalla Valentina. Sì.
si fa desiderare, ma si fa desiderare dagli stessi muranesi, perché ho delle conoscenze di muranesi doc, sì, insomma, che hanno lavorato nelle più importanti vetrerie, quindi maestri vetrai anche, e gli stessi mi raccontano sempre che chi ha un Dalla Valentina non te lo vende, se lo tiene stretto. Sì, sì. Dalla Valentina è scomparso purtroppo un paio di anni fa, se non sbaglio, improvvisamente, poi ha lasciato veramente un grande vuoto nel vetro artistico contemporaneo. Ma lascia una grande eredità, una grande eredità. E devo dire che non avevo mai usato un aggettivo simile durante l'antiquariato, nelle icone antiche russe, nel vetro di Murano stesso, e mi avvicino a quel capolavoro, all'otto numero 25. Assoluto, quello. La parola, l'aggettivo irreplicabile. Giusto. Perché avete visto... c'è un gran copiarsi, insomma, non fra gli artisti che la nostra Elena e il nostro Gabriele hanno scelto nel corso degli anni, ma se basta fare un giro a Murano per le gallerie, vedete quanta influenza è un copiare, il copiare, per dire, su tutti. Sì. Vediamo uno dei nostri, dei miei preferiti, no, l'ho visto da qualche parte, è qua a sinistra, Pino Signoretto, i pagliacci di Pino Signoretto, insomma, sono stati replicati, un esempio su tutti. È vero, è vero. Dalla Valentina. Originalità. Originalità. Irreplicabile. E invenzione. Non c'è capacità che possa... di avvicinarsi, neanche di avvicinarsi. Sì, anche quando magari si dedica a cose, tra virgolette, io le chiamo più semplici, ma è sbagliatissimo. Più classiche, queste magari. Queste murine, questi vetri leggerissimi, poi con le murine trasparenti giocate con i mille colori dell'arcobaleno, sono dei gioielli davvero. Unici. Lasciatemene uno perché uno me lo prendo. Dalla Valentina, attenzione, perché poi quando mette gli occhi la nostra Elena, ormai io... Ecco, Elena già sarebbe già lei stessa in lista per questo. Per quanto riguarda il lotto effettivamente, numero 28. E oltretutto questo è vero. Vedete, Elena ormai, noi la chiamiamo la regina del vetro qua, perché è lei che dal 2008 ha fondato e ha creduto personalmente in questo spazio dedicato all'arte del vetro. Tant'è che è l'unico in Italia, è l'unica trasmissione dedicata al vetro in Italia. Quindi insomma, ha diciamo... metaforicamente partorito e coltivato questa realtà. Sì, effettivamente. E poi possiamo dire, la storia gli ha già dato ragione. Cioè, i nomi. È stata grande. Allora, sui vetri antichi, sui vetri d'epoca, scherzo, però è un scommettere facile, no? Sì. Ormai c'è la storia. Andiamo subito a fare una carrellata. Partiamo. Allora torniamo dopo a parlare della garanzia di Elena per quanto riguarda scegli un artista contemporaneo, signori, compratelo. Esatto. Allora andiamo, Anna, all'inizio partiamo. Del nostro e ci vediamo chiaramente tra poco da Carlo Scarpa, giusto? Partiamo da Carlo Scarpa. Da Carlo Scarpa e ci vediamo fra qualche minuto, se Max è pronto già con le sue musiche. E poi vediamo e poi cominciamo. Dove ci indirizzano, cominciamo. Perché la trasmissione la fanno loro. Esatto, indirizzateci. Mandateci voi dove. Tra qualche minuto cominciamo con le vostre richieste. A tra poco.
vieni veloce, ben trovati nuovamente. Alessio, sì, perché le telefonate sono state tantissime durante la carrellata, la lunga carrellata, ma d'altronde 80 lotti, signori. Allora, andando con ordine per tutti gli amici che ci hanno già chiamato e fatto le richieste, tra poi gli inediti che ci sono all'interno di questo fantastico set dedicato al vetro artistico di Murano, e per la prima volta potete vedere questa lampada dei fratelli Toso che mi tolgo in modo che tu possa già inquadrarla, poi se volete la smonto, faccio vedere la parte superiore, entriamo in tutti i colori. Come vedete, no, mi dica? Ah no, certo, ma tanto il protagonista è questa lampada dei fratelli Toso, dei primissimi del Novecento, ovviamente in un perfetto stato di conservazione. Per quanto riguarda, sì, restauro fra virgolette, restauro, attenzione, restauro per quanto riguarda la nuova elettrificazione, che qui hanno fatto un ottimo lavoro di vintage, sì, per quanto riguarda anche l'apparato elettrico, per il resto è perfetta, signori, perfetta. Prima volta che la vedete è l'878, i fratelli Toso, i Murrinai, quelli che hanno recuperato dalla storia del vetro antico di Murano queste canne di vetro tirate, tagliate, e che qui fanno degli effetti cromatici stupendi. È un oggetto molto importante. Elena, io ho detto primi del Novecento, possiamo stare anni 20 circa per quanto riguarda la datazione. Come altezza siamo sui 25 centimetri, tra poco prendo anche il metro. Sì, perfetto, ho detto rielettrificata, l'unico intervento che è stato fatto. È perfetta, inedita, fuori nota, non conosco il prezzo, vediamo se Elena me lo fa urlare alla trasmissione in diretta, oppure ve lo comunica tu per tu, ve lo sussurra al telefono, per questo oggetto che ha compiuto ormai un secolo, ha compiuto ormai un secolo di vita, splendido. Anna, scusami, hai un metro lì vicino, l'ho visto prima che così, ho detto intanto, no, stai su di lei che prendo, ho detto 25 circa, vediamo se mi allontano, Madonna, grazie mille, no, quando... Ma cosa? È 10 metri questo? A me mi serve per l'antiquariato questo. Facciamo cambio, no? Perché ne uno da un metro, mentre qui possiamo arrivare, signori, 31 centimetri di lampada, perfetta. Ha già la lampadina. Non so se vogliamo mostrarla anche con i nostri effetti speciali, lo vedremo dopo. Ma intanto, signori, siete i primi a vedere questa lampada dei fratelli Toso. 1920 circa, 100 anni di vita, ma all'amico, vado con ordine, che ha chiesto questi vetri, questo oggetto di 100 anni fa, dai fratelli Toso ai fratelli Toso, perché dall'angolo opposto, seguimi Alessio, perché ti porto da Anna, ti porto nell'altro angolo dove sono concentrati gli ultimi fratelli Toso, gli ultimi Murrinai, tre in miniatura, e poi c'è quella. Io sono innamorato di quel vaso che è il più antico. Cosa? Non toccare? No. Assolutamente. Beh, nuovamente vi do il benvenuto e saluto Roberto, pubblicamente nostro amico collezionista appassionato di Murrine antiche, quindi insomma, certo. Un saluto in diretta e dalla lampada vai pure lo mettiamo nel girello, perché qua bisogna assolutamente concentrarsi nel dettaglio, perché il dettaglio, cioè partendo proprio dal dettaglio di questo apparente decoro a fiori, che non è un decoro a fiori ma sono murrine a fiori, cioè quando noi parliamo della Fratelli Toso dicendo e proponendola come l'avanguardia assoluta della murrina, capite che di fronte a questo oggetto la questione si palesa, la questione risulta più che evidente. Riuscire a cavallo tra 8 e 900 a sezionare delle canne a fiori, no? Delle murrine che vengono sezionate a freddo
e poi espanderle all'interno della sezione vitrea di colore, in questo caso acqua marina. Riuscire nella conservazione perfetta in più di un secolo di vita dell'oggetto, senza sbavatura, senza piccole crepe, senza il minimo difetto, e soprattutto ricordiamoci che famose sono le miniature, famose sono i piccoli oggetti che abbiamo anche al lotto numero 456, ma questo è l'oggetto che sublima la produzione della Fratelli Toso. Questo è l'oggetto che più di tutti ha destato stupore all'inizio del Novecento, pensate, più di un secolo di vita, per l'innovazione. La murrina è una tecnica antichissima. Loro all'inizio del Novecento prendono la murrina, la instaurano, la propongono al mondo come proprio marchio di fabbrica, e in tutto il secolo del progresso, del design, dell'industria, dove poi queste forme d'arte si sono compenetrate l'una con l'altra, nessuno è mai stato in grado di avvicinarsi a quello che loro sono riusciti a fare all'inizio dello scorso secolo. Ok? Quindi quando si parla di nomi, vetrerie, fornaci che hanno elevato la loro produzione, la Fratelli Toso è senza ombra di dubbio una delle prime ad esserci riuscita. Andiamo a vedere questo. Catalogo importantissimo che racchiude il Novecento di Murano. All'interno di questa sorta di Bibbia del vetro non può mancare tutto quello che ha creato cambiamento, sperimentazione, rivoluzione nel Novecento. E quindi in apertura, chiaramente tra i primi, inizio 9, vediamo loro. Vediamo la produzione della Fratelli Toso con il decoro fenicio in questo caso e con il decoro a murrine e a fiori nella pubblicazione della Bibbia, che è un po' racchiude tutti gli oggetti che sono stati esposti alla Venice Glass Week, evento internazionale dello scorso settembre, dal 5 al 13 settembre precisamente, e all'interno troviamo Dino Martens con la serie Oriente, eccola lì, troviamo la Fratelli Toso con le murrine, eccoli qua, troviamo il vaso lenti di Ercole Barovir, cioè qua non parliamo semplicemente di una bellezza estetica evidente, andiamo di nuovo a vedere la creazione, ma parliamo proprio di quelle che sono pagine di storia del Novecento. E questa è stata la prima pagina, se pensiamo, no? Della storia del Novecento. L'incipit di un percorso che poi ha visto artisti, insomma, conquistare il mondo, conquistare il gusto dei collezionisti più importanti al mondo. Nelle collezioni dei collezionisti più importanti al mondo c'è sempre una murrina della Fratelli Toso. E andiamo a vedere anche le altre tre. Vi dico anche i prezzi degli altri tre. Questa ve la dovete giocare con Elena al centralino, perché le richieste sono già più di una. Quindi andiamo a vedere invece, velocemente ma nel dettaglio, le tre piccoline, perché poi piccoline in realtà non sono proprio, ma vediamo il dettaglio del decoro, andiamo vicino, avviciniamoci. Incredibile. E vi do il prezzo di ognuna. Partiamo dalla 4, la più grande, che se non erro sono 14 centimetri e mezzo, con queste due anse regolari, geometriche, tipiche di cosa? Tipiche dell'ispirazione della Fratelli Toso. Quindi Fratelli Toso attingono all'oggettistica della civiltà romana. Guardate, proprio traspare palesemente questo riferimento. La prima, quindi il lotto numero 4, per voi, 590 euro. La centrale, questa boccettina, ma guardate com'è delicata, minuziosa, come questa pasta vitrea caratterizza proprio la Fratelli Toso. Questa è 290 euro. Questo è un regalo. Esatto. C'è anche Pasqua alle porte. E la terza, questo contrasto tra il blu cobalto e il giallo, sempre murrina mille fiori, che non sarà mai la murrina mille fiori di un'altra creazione della Fratelli Toso, perché le disegnano appositamente i designer solo per la Fratelli Toso. Prezzo della terza, Elena? 390, ok? Poi effettivamente, vedete, ho corredato la presentazione col termine regalo. E che regalo!
E che regalo, sono 4 più la lampada. Quindi, Matteo, questa presentazione al centralino per la conferma, perché sono questi 4 esemplari e l'oggetto che ha presentato prima Matteo, che si discosta perché è l'unica lampada. Esatto, andiamo avanti con le presentazioni. Sì, sì, assolutamente. Le quattro esatto. Murrine dei fantastici fratelli Toso. Ricordo la lampada, signori. Queste ce ne capitano a spot veramente, una all'anno, una ogni 2 anni. Sono oggetti estremamente rari. 100 anni di storia di fronte ai vostri occhi per illuminare la vostra casa all'878. Poi in ordine con le altre richieste che stanno arrivando, tantissime, al nostro centralino tramite il servizio di WhatsApp al numero fisso 456 7816, un gentilissimo amico o una gentilissima amica ha messo gli occhi su questo Romano Donà. È un, dovrebbe essere l'otto 45 o 44, l'acquario ovoidale. A proposito, poi Pasqua alle porte, per quanto riguarda questo acquario di Romano Donà. E ricordatemi, Elena e Anna, Romano Donà a proposito di Wright, credo che abbia fatto già la sua apparizione in una grande asta ultimamente, esatto, alla luce del collezionismo internazionale, quindi attenzione con un artista contemporaneo con cui Collezione Orler, il nostro Gabriele, la nostra Elena hanno già collaborato tanto in passato e non hanno mai sbagliato sui nomi degli artisti contemporanei su cui hanno puntato. E come ho già detto prima, la storia gli ha già dato ragione, e anche per quanto riguarda Romano Donà. Elena, mi hai detto il prezzo per questo, fammelo girare anche, faccio vedere la firma. 590 euro e ovviamente un vetro pieno, pienissimo, con tutto il gioco delle bolle tra i pesci, tra, guarda anche la cromia del fondale, appunto, e poi al di sotto, vabbè, dovrei togliere l'etichetta, ma è un'operazione che mi fa perdere un attimo di tempo, ma insomma, poi possiamo mostrare tramite la foto eccetera anche la firma che si trova al di sotto. 5,90 solamente per questo grande artista. La dimensione, il metro l'ho già perduto, ma arrivo subito a darle e mostrarle, guardi, in diretta. Siamo a 16,5 centimetri l'altezza massima per questo acquario. E a proposito di acquari, non fare molta strada, Alessio, ma l'839, beh, il 40 poi avrà una descrizione a parte, perché lì parliamo di un acquario storico, ecco, quello con le meduse, e di un artista di Barbin, giusto, per quanto riguarda l'otto numero 40. All'otto numero 39 invece Cenedese, e vediamo all'interno animato anche qui cavallucci marini, abbiamo i coralli, le aragoste, ovviamente, è un altro splendido oggetto di collezionismo contemporaneo. 18 l'altezza massima per, scusami ancora Alessio, una larghezza di 28 centimetri. Questo è l'839 con Cenedese, il prezzo, anche qui una manciata di euro, 790 euro. Passiamo oltre il lotto numero 40, perché lo lascio questo gioiello alla nostra Anna, qui siamo negli anni 60 se non sbaglio, mentre all'841 fammi leggere quel cognome, importantissimo, lo zio, giusto? Pino Signoretto, Martino Signoretto, il nipote che segue le orme ovviamente della famiglia Signoretto, Martino Signoretto, con questo altro splendido acquario. All'otto numero 41 la cifra è di 1200 euro per Pino Signoretto. Riesci a far vedere la firma in basso a sinistra, Alessio? Si riesce a leggere, altrimenti ti giro ovviamente l'acquario. 24 centimetri l'altezza per 20 tondi la larghezza. Una profondità poi di
5 centimetri, bello profondo per contenere tutta questa fauna e flora acquatica. Fino là non ci vedo, però Elena, tu dimmi, si legge la firma di Martino Signoretto. Questi nostri acquari, ci sarebbe anche una sorta di tartaruga nel sottovetro, e andiamo anche al centro dopo Cenedese, Donà e Martino Signoretto. Rifalli vedere tutti, Alessio, prima di passare al centro del nostro set. Vai pure, ecco, sì, entra, tutti insieme. Ripeto, Donà a 5,90, Cenedese a 7,90 e 41, l'ultimo, con Martino Signoretto a 1200 euro. Per le meduse poi ci rivediamo con Anna e potete sentire il prezzo al centralino del grande Barbine. Vai pure. Ah, sì, facciamo un bel salto con le fotografie digitali. Bravi ragazzi, in regia sono i lotti numero 50 e direi 50 bis, ecco, per quanto riguarda questi altri acquari. Più grande la dimensione. Allora, Diego Costantini ha 26 centimetri di altezza, guarda, esplodono ancora di più i colori, e 33 di larghezza. Ripetimi, il Diego Costantini, l'artista, il maestro vetraio, anche qui con la firma e tutto, che possiamo poi mostrare nel dettaglio. Sì, entra su ogni pesce, su ogni elemento, su ogni bolla, se riesci, Alessio, perché è davvero spettacolare. Il lotto numero 50, nel formato più grande o nel formato più ridotto, lo vedremo a sinistra. Guardate che bellezza, sfondo bianco in modo che si possa leggere chiaramente il tutto. Sappiate che dal vivo, anche con la luce naturale, questi sono degli oggetti davvero straordinari. Diego Costantini al lotto numero 50, 24 centimetri di altezza per 32 di larghezza. Splendido. E vediamo, beh, l'ho chiamato 50 bis, sempre Diego Costantini, formato leggermente più piccolo. Ovvero 18 centimetri e 5 di altezza per 22 di larghezza, questo altro Diego Costantini a 890 euro, ho letto male la lista, 890 euro. E poi consiglio, signori, a tutti gli amici, i diversi amici che hanno chiamato sugli acquari, non solo uno, perché nel frattempo si sono aggiunti al numero di WhatsApp, al centralino, questo Donà è veramente una grande occasione. 590 euro l'uovo acquario di Romano Donà. È spettacolo puro, da vedere dal vivo come sto facendo io adesso, da controllarlo in ogni suo dettaglio, perché rimarrete estasiati per ogni singolo elemento, è davvero fantastico. La firma al di sotto la sto vedendo, non tolgo l'etichetta altrimenti Elena si arrabbia, il nostro Simone poi perde ogni dettaglio. C'è l'etichetta da non togliere mai, sappiamo già per tutto il discorso su Venini. Donà, signori, Donà a 5,90. Ecco i nostri acquari, rimango dopo con la nostra tartaruga. Sì, me lo porto appresso, Alessio. Lo tengo sempre in mano. Cambio mano e a te, per te invece, cosa potresti? Tra le opere più pesanti... Beh, se devo scegliere, scusate poi nuovamente l'intrusione, sì. Effettivamente questo è un regalo perché Romano Donà ha inventato, cioè questa è la versione autentica dell'acquario eterno. L'acquario eterno proprio, come dicevi prima, il pagliaccio di Pino Signoretto, ecco,
Come il pagliaccio sta a Pino Signoretto, l'acquario sta a Romano Donà. È un'equazione inscindibile, inscindibile. E poi da lui tutti a ripeterlo, tutti a imitarlo. A questo è l'originale, questo è il nome originale. A 5,90. Cioè, parliamo di oggetti che tranquillamente partono da un prezzo di vendita di 1000 e oltre. Sì, 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 sì. 1000 e oltre per le versioni di queste dimensioni. Quindi 590 euro è da prendere a prescindere e poi da collocare nella collezione. Assolutamente un gioiello, un vero gioiello. Scrivete ad Elena, chiamate Elena e fermatelo nel frattempo. A priori, anche se non rientra in una logica, mi sa che ora la sì, conferma allora, arriva. Tutte le linee sono occupate, signori, se trovate occupato chiamate il numero di WhatsApp, esatto. Mandate un messaggio al numero di WhatsApp, vi richiameremo quanto prima. Sì. Ma queste cifre, a questa manciata di euro, signori, non dite ci penso, non dite no. Vediamo. No, no, no. Chiamare perché nelle nostre trasmissioni voi non aprite mai il portafoglio. È una fortuna. Ci si mette d'accordo, ci si trova, si vede l'oggetto. Eccetera. Però io lo appoggio questo perché. Mettiamolo signori, in un piedistallo. No, è meraviglioso. Lo rimetto vicino agli amici acquari. Vieni Alessio, poi tu che eri vicino al centralino ora, hai sentito le altre richieste che ti portano a parlare di uno dei più grandi artisti contemporanei. Adriano Dalla Valentina, finalmente. Veramente, un cuore che si spalanca. Ma veramente, un cuore che si scioglie comunque. Tu magari lo conoscevi, insomma, è il tuo terreno questo, ma io ignorantemente, prima che tu lo portassi in set, non avevo idea di questo nome. Ma di Adriano Dalla Valentina non lo conoscevo. No, esatto, questo è il punto di forza di questo artista. Dico la verità, non è comune conoscere Adriano Dalla Valentina, perché è un artista di nicchia, un artista d'élite, così mi piace definirlo. Ma non d'élite appunto per il fatto di conoscenza, commerciale o meno commerciale, per il livello di lavorazione che dà e che dona con la propria arte agli oggetti che realizza. Lui è riuscito a spaziare dalle sculture, dalla sua versione di Vergogna che poi vedremo paragonata a quella di Loredano Rosin, ok? Che diciamo che se dovessimo creare osannare tre nomi del secondo dopoguerra, Pino Signoretto, assolutamente Loredano Rosin, ma Adriano Dalla Valentina, permettetemi, fatemi scivolare per gusto personale, è l'eleganza fatta a vetro. Cioè, notate che sono sei gli esemplari per quanto riguarda questi vasi, più la Girandol, che là siamo su livelli superiori, poi facciamo vedere la quotazione internazionale. La Girandol. Ma qui abbiamo la selezione degli unici cinque vasi di Dalla Valentina che potete confermare. E siccome le richieste sono molte, siccome è introvabile, ve lo dico in maniera veramente trasparente, se andiamo a Murano facciamo fatica anche noi ad entrare nel mondo di Adriano Dalla Valentina per procurare la stessa merce da poi proporvi per le collezioni. Ricordatevi, ve l'ho già sottolineato ieri, è il momento perfetto per acquistare un Adriano Dalla Valentina, perché ci sono dei progetti molto importanti che, ben per voi che lo acquisterete oggi, faranno aumentare notevolmente il valore di questo artista. Non si può dire altro, vero? Non si può dire altro, però bisogna anche fidarsi ogni tanto. Anzi, al centralino possiamo forse accennare qualcosa. Forse a lo siamo. Tu, ma solo al centralino, perché quindi, i progetti sono veramente... Assolutamente. E speriamo anche brevi, insomma, anche se il periodo... ecco la nostra Elena, no, vieni da questa parte. No, l'avete vista, ma Elena è qui. No, mica... Io direi... di rubarne presentarli perché certo che ti conoscono. Parto da questo per il semplice motivo che a parte che è il preferito di Elena, effettivamente è vero, ma in particolar modo ha destato tanto interesse e a primo impatto, intanto lo facciamo vedere a 360 gradi. In particolar modo il nostro amico signor Giuseppe, quindi lo chiamo direttamente in causa. E questo è il tripudio dell'eleganza, questo è il trionfo di quando la raffinatezza di un maestro che ha preservato il concetto di artista in senso autentico, non si è mai svenduto ai termini commerciali, non si è mai svenduto così al mondo giusto per un ritorno economico, ma è riuscito a preservare
e a portare avanti l'eredità, che alla fine è rimasta quella, dell'eleganza, della sobrietà, di riuscire con una soffiatura così leggera, vai sull'oggetto gentilmente, di riuscire con una soffiatura così leggera, perché lo dovete anche assolutamente toccare, è un'esperienza tattile, il vetro anche, quindi sentire questa impercettibile fusione, perché è una perfetta fusione di queste tessere, realizzate con l'opalescenza. Signore, l'opalescenza per via dell'arsenico non può più essere realizzata. Se trovate un bel lampadario con l'opalescenza, se trovate un vaso con l'opalescenza, sapete che potrete custodire sempre una Murano che non tornerà più, una creazione che non potrà più essere realizzata, tanto più se firmata da Adriano Dalla Valentina. Come chiudere perfettamente il cerchio. Guardate l'eleganza, queste linee ametista irregolari, morbide, che delineano questo mosaico, queste tessere in vetro soffiato, e il connubio dell'essenzialità tra ametista e questo opalescente che è simile all'attimo un po' distemperato. Questo vaso è incredibile, incredibile, oltre ad essere un esemplare unico, firmato a graffio alla base Adriano Dalla Valentina. Vi do le misure, vi do le misure e vi do il prezzo, ma una cosa vi dico, bisogna, per fare il giusto acquisto ci vuole anche 24, scusate, di altezza e un diametro massimo di 19. Insomma, Elena è dal 2008 che porta in televisione, porta nel mercato, porta nelle collezioni più importanti d'Italia i vetri che lei stessa seleziona, che lei stessa ricerca, che noi stessi assieme proprio valutiamo, ne garantiamo l'autenticità con expertise, con certificati. Il meglio di Murano passa attraverso la nostra trasmissione. Qui trovate proprio le punte di diamante del Novecento, trovate le fondamenta che senza le quali non sarebbe lo stesso lo scorso secolo di Murano. Adriano Dalla Valentina è la scoperta che vi stupirà, è la scoperta che arricchirà le vostre collezioni, e adesso in questo momento storico di scoperta e di proposta, è proposto a 1009. Adesso, ripeto, circoscrivo adesso, 1900 euro oggi, che paragonati al valore, alla bellezza, all'eleganza, al fatto che è un artista che proprio si scorpora dalla massa, dalla produzione commerciale, lui stesso non vuole appartenere, incasellarsi in quel tipo di produzione. Questo è un oggetto d'élite. A 1900 euro, pezzo unico, al centralino con Elena. So che ci sono tante richieste, qual è sempre il mio consiglio? Il mio consiglio è fermatelo a 1900 euro. L'avete prelazionato nel momento in cui lo fermate al centralino con Elena. Noi veniamo a casa vostra, ve lo facciamo vedere e veramente ve ne innamorerete, ve lo assicuro. Adriano Valentina ha fascino. Cioè, gli aggettivi per descriverlo sono, come ho detto ieri, aggettivi che potrebbero tranquillamente rivestire una qualità umana. Sono eleganti, hanno effettivamente come le movenze, no? Come quelle sensazioni, quelle attitudini innate di una persona. Ecco, si percepisce proprio questa sensazione di fronte a una sua opera. Guardiamo il secondo, che è questo con la trama a tessere di murrine policrome, e lascio chiaramente poi lo spazio nuovamente a Matteo per le successive richieste. Andiamo a vederlo nel girello per contemplarlo a 360 gradi, chiaramente. Adriano Dalla Valentina, ricordatevi questo nome, perché a Murano, sentendo la storia degli stessi muranesi, rappresenta già per gli stessi muranesi. Al telefono ce l'hanno pure detto l'altro giorno, ci hanno detto uno dei 5 maestri migliori che abbia mai conosciuto. Mettiamolo con lo sfondo bianco che fa emergere meglio questa luce, questo ricamo di filigrana che non raggiunge neanche il millimetro di spessore. Guardate, riempie le fughe tra tessera, murrina e murrina,
tra una murrina e l'altra lui le lega con questa filigrana impercettibile e crea un tessuto, una trama che veramente dimostra la sua superiorità artistica. Il vetro è un oggetto d'arte, è un'opera d'arte ed è un oggetto di investimento. Questo perché negli anni Ottanta i più grandi collezionisti newyorkesi e un grande collezionista di Zurigo ha posto il vetro allo stesso livello dell'arte contemporanea, no? Ma è innanzitutto e in ordine di gerarchia l'esaltazione del saper fare, del Made in Italy e del saper lavorare con le mani. È ancora una forma d'arte che ci permette di valutare la qualità, la densità della qualità che si rispecchia in un oggetto. Pezzi unici, poi vediamo anche gli altri, sempre su richiesta al centralino. 1200! 1200 e 1900 quello con l'opalescenza. Vi aspetto al centralino se volete saperne di più, qualche dettaglio, informazione su Adriano Dalla Valentina. Passo il testimone a Matteo, riprendiamo grazie, dalle altre grandi opere. E grazie per queste parole e queste immagini su Adriano Dalla Valentina, perché veramente tra i numeri uno, ricordiamoci poi di mostrare anche cosa succede quando si presenta un Adriano Dalla Valentina al mondo. Cioè, abbiamo sentito le parole anche poetiche di Anna sull'eleganza, sulla pura bellezza di quest'arte vetraria di Adriano Dalla Valentina, e poi vi porterò anche il dato nero su bianco di cosa vuol dire comprare Adriano Dalla Valentina nel mondo, eccetera. E allora passiamo poi alle altre richieste, fazzoletti se non sbaglio. E a proposito di Adriano Dalla Valentina, non esiste ancora un catalogo, attenzione, ma una particolarità: quando mai ci sarà un catalogo di Adriano Dalla Valentina, quando lo sfoglierete vedrete subito la sua bravura, non ci sarà un oggetto uguale all'altro, ci sarà una varietà talmente alta. E forse, probabilmente, signori, potrete vedere nel catalogo l'oggetto che voi avete intanto trattato a 1200, a 1900, a queste cifre. Ricordatevi queste cifre. Punto, signori. Grande eleganza. Fazzoletti, fazzoletti. Ne abbiamo una serie quando parli di fazzoletto. Giusto, Anna? Pagliaccio, parli di Pino Signoretto. Di acquari, parli di Romano Donà. Di fazzoletto, parli di Venini, ok? Venini come modello originario, attenzione. E qui sono senza numeri, ma non importa. E poi il fazzoletto come simbolo, come icona, che vediamo anche in arte più contemporanea con Ballarin, se non sbaglio, che ci offre questi due formati leggermente diversi con i giochi. L'837, ecco, mi avvicino per quanto riguarda il numero, e tu avvicinati, Alessio, prima sul, quello centrale, quello in blu e zanfirico, giusto? Nella parte più cristallina. No, scusami, questo qui al centro, poi vediamo il primo. Eccolo qui, vedete che lo zanfirico è solo nel bordo centrale, nel bordo cristallino. Guardate la complessità dei movimenti, questo è Ballarin, signori. Non ricordo le piccolissime cifre, mi pare una cosa come 5,90 questo Ballarin, e credo stessa cifra, leggermente più grande, con doppio zanfirico, perché anche la parte colorata, vedi, entra più che puoi, Alessio, per far vedere questi giochi davvero sopraffini all'interno di questi zanfirici. È veramente qualcosa di unico. Grande, grande maestro Ballarin, maestro contemporaneo. Elena, anche qui vuoi fare lo stesso prezzo? Sul Ballarin rosa, doppio zanfirico, 5,90, da vedere tutti e due, da collezionare tutti e due. E a proposito del modello originario dell'icona fazzoletto, non può mancare
Venini. No, no, ti porto su quello blu. Adesso li rivediamo tutti e tre, uno a uno. Ma volevo ricordare all'amico che ha chiesto i fazzoletti che accanto a Ballarin Contemporaneo c'è la storia del fazzoletto con Alessio Venini. Occhio, non un Venini 2021, non un Venini 2020, ma un Venini a Elena, siamo negli anni 50. Ce lo dice la firma all'acido. Qui è incamiciato, spero di riuscire a farlo vedere, Alessio. Esatto, la doppia colorazione, leggermente diversa. Vediamo di dare anche le dimensioni 14,5x14. Occhio al prezzo, signori, adesso ve lo dico. Ma guardalo, si riesce, sto fermo. Alessio, un po' sul bianco, sì, in modo che si possa giocare con questi contrasti. Vedete, blu scuro all'esterno, un blu più chiaro all'interno. Guardate che meraviglia. Firmato all'acido, ci proviamo, Alessio? Vediamo se si riesce a vedere la firma all'acido. Qui dovremmo farcela, sto leggermente obliquo. Eccolo, eccolo, eccolo. Firma all'acido di Venini, signori. Siamo negli anni 50, siamo nella storia del vetro di Murano. Bravissimo Alessio, ma questo gioiello, io non so se ho capito male, ma qui la storia, anni 50, 290 euro. Lo dico con un sorriso, signori, ma 290 euro. E forse mi dispiace chiamarlo il prodotto. Lo chiamo prodotto perché la Venini tuttora vai nel sito 2021, ti compri i fazzoletti fatti adesso e spendi a stampo, fatti adesso a stampo, e vai a seconda della grandezza, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, questi i prezzi del 2021. Qui, nella storia del vetro di Murano, sto tenendo in mano uno dei primi modelli che Venini ha realizzato nella storia ecco, sto tenendo in mano un'icona del vetro artistico muranese, anni 50, firma all'acido, 290 euro. Se dici di no, sbagli. Se non collezioni questo tipo di storia, se non investi una manciata di euro, ora su Venini di quest'epoca, su cosa stai spendendo i tuoi soldi, su cosa stai investendo nell'arte. Questo è uno dei primi, dei regali, insomma. Intanto, ancora acquari, certo, fammi appoggiare, scusami Alessio, il Venini, il fazzoletto blu incamiciato, ricordo Ballarin, questi zanfirici bellissimi, contemporanei, con Venini. Invece abbiamo la storia, anni 50, firma all'acido. A 290 euro. Chiama su questa storia. Mi avvicino, Anna, perché tu sei. Eccoci qua. Ah, ci siamo. È un attimo, proprio un raccordo per aderenza, sì, tematica, perché abbiamo parlato di Romano Donà e giustamente sono arrivate subito le tante chiamate di cui parlava Matteo, non solo per gli acquari, anche se a 590 euro l'acquario di Romano Donà va preso senza riflettere, ha detto bene. A 590 euro, vedete, e a 290 euro il fazzoletto firmato ad acido, sono quegli oggetti che prima li confermi e poi, insomma, rifletti sul fatto di avere acquistato un'occasione. Ma vorrei un attimo passare nel nostro girello, quindi avviciniamoci nella parte del vetro storico. Perché se noi consideriamo le grandi vetrerie della seconda metà del Novecento, chiaramente poi ci sono tutti i maestri che hanno collaborato, hanno lavorato, hanno realizzato il vetro all'interno, per questi nomi che sono i titani del Novecento. E proprio per la scuola di Romano Donà c'è stato Fabio Tagliapietra. E se andiamo a vedere la trama, già a prima vista, andiamo subito sul girello e andiamo a vedere l'oggetto, ecco, se noi andiamo visivamente ad indagare questo vaso, non possiamo non percepire il fascino di questa eredità che Fabio Tagliapietra ha ricevuto dalla scuola di Romano Donà. Quindi noi andiamo immediatamente, catturiamo l'immagine da vicino, vai Alessio sul nostro girello e facciamo vedere un esemplare che forse rappresenta
ancora più rarità rispetto all'acquario eterno. Perché? Perché tutti ci aspettiamo l'acquario sommerso con le lavorazioni a lume che poi vengono, no, integrate e fuse all'interno della massa vetrea. Ma non ci aspettiamo il vaso che all'interno dello spessore, che è notevole, perché chiaramente anche la caratteristica tipica del vetro sommerso stesso, quindi la pesantezza, la pienezza, porta chiaramente alla necessità di realizzare un oggetto di un certo tipo di spessore. E inclusi all'interno di questo vaso cilindrico, con la bocca irregolare, con la bocca che viene, vedete, pesa talmente tanto che si inceppa pure il nostro, e lo fermo perché effettivamente, ecco, la testimonianza diretta di quanto ho appena detto, no? E questa bocca irregolare, che è segmentata ad onde, che viene a caldo segmentata con un ferro, e all'interno incluse le bolle di anidride carbonica, tutti i pesci, il fondale marino, le alghe che proprio decorano e creano la trama, il riempimento di questa scultura. Ok, i vasi di Romano Donà li abbiamo finiti, abbiamo fatto una mostra eccezionale e chiaramente tra sculture, vasi e tutti questi sassi tipici della sua produzione abbiamo finito tutto. Ma resta quell'acquario a 590 euro e questo vaso. Elena, dico pubblicamente il prezzo o 1200 euro? Una scultura più che un vaso, perché definirlo esclusivamente vaso è riduttivo. Poi non posso non concentrarmi, ecco qua, torno, faccio un passo indietro, nel lotto numero 18, che oltre ad essere stato richiesto, effettivamente, vedete, a volte c'è questa tempestività che vi porta a puntare gli occhi sugli oggetti che, grazie Matteo, che hanno appena ricevuto un consenso internazionale in ambiente internazionale. Quindi noi parliamo di aste come Wright, parliamo di, chiaramente, nel terreno nazionale di Cambi, ma anche nel bacino europeo noi troviamo delle importantissime aste come punti di riferimento per seguire le quotazioni, chiaramente, dell'arte, no? E due giovedì fa, in quest'asta in Germania, c'è stato un colpo di scena. Un vaso a bollicine di Carlo Scarpa è stato aggiudicato a 11.000 euro. Questo cosa significa? Che nei primi anni di collaborazione di Carlo Scarpa con Lavenini, quando proprio si interfaccia e si affaccia nel mondo del vetro come designer, innanzitutto instaura un rapporto fenomenale con Paolo Venini, che non gli boccia mai un progetto, nonostante gli stessi maestri un attimino si spaventassero di fronte alla sua abilità anche nell'immaginare una struttura che per loro era nuova. Quindi gli stessi maestri, i migliori maestri che la Venini, ecco, aveva nelle fornaci, si stupivano del livello, della profondità di sperimentazione che Carlo Scarpa riusciva a raggiungere. Questo è il vaso a bollicine e mi fa piacere presentarlo oggi perché ieri sono state confermate tutte e tre le piantine pulegose di Napoleone Martinuzzi. Napoleone Martinuzzi e Carlo Scarpa hanno avuto un rapporto di amicizia e anche di collaborazione con la vetreria Cappellin prima che Carlo Scarpa e anche prima ancora in realtà Napoleone Martinuzzi subentrassero alla Venini. E lì assieme lo scultore del vetro, quindi Napoleone Martinuzzi, è riuscito assieme a Scarpa a sperimentare la tecnica del vetro pulegoso. Mentre in Martinuzzi notiamo la densità di questa pasta vitrea quasi, dove all'interno ecco, c'era tutta questa trama che fuoriesce di bollicine, nel caso di Carlo Scarpa, come testimonianza, come tributo all'amicizia, come tributo al grande artista che è Napoleone Martinuzzi, la prima serie che realizza per Lavenini è proprio il vaso a bollicine. Quindi facciamo un attimo vedere la tecnica, guardiamo questa assonanza visiva tra il pulegoso di Martinuzzi e la tecnica a bollicine di Carlo Scarpa e capiamo anche assieme che il vetro è capacità tecnica. Quando parlo di qualità e abilità manuali,
in un artigianato che vanta una storia millenaria e che ha conquistato con il saper fare italiano il mondo, l'intero mondo, Carlo Scarpa è forse uno di quelli che è più completo, che abbraccia tutte queste capacità tecnica, di pensiero, di progetto, veramente un artista poliedrico nel pensiero, nel modo di pensare. E tutto il ventaglio di proposte, di serie che lui realizza fino al 47, l'anno in cui termina il tramonto, diciamo, della sua collaborazione con la vetreria di Paolo Venini, all'inizio, come alba di questo, diciamo, di questa collaborazione, di questo percorso, c'è il vaso a bollicine. Il nitrato di potassio a contatto col calore, pensate dove arriva Carlo Scarpa a sperimentare. Lui la stressa la materia vitrea, la vuole conoscere con la maestria e la perfezione poi che lo contraddistingue anche come architetto. Quindi la coerenza della sua personalità entra nel mondo del vetro e il suo esordio è il vaso a bollicine. Siamo negli anni 30. Dobbiamo comprendere la lungimiranza e il valore della lungimiranza che questi artisti hanno portato nella prima metà del Novecento. E ci tengo a sottolineare una questione che in realtà è importante. Il vetro come oggetto di investimento, a differenza della pittura, del quadro, che viene, mi fa giustamente piano, perché vedete sto subentrando nel suo settore d'azione, no, ma non voglio assolutamente screditare, tutt'altro, io non faccio mai paragoni, ma sottolineo che mentre la pittura ha avuto la fortuna, giustamente, come forma d'arte esemplare, di essere considerata oggetto di investimento in anticipo rispetto ad altre forme d'arte, il vetro era banalmente, meramente considerato magari un oggetto d'abbellimento. Ma signori, dalla seconda metà del Novecento, in particolar modo dagli anni Ottanta in poi, grazie poi a tipo Barry Friedman, grandissimo collezionista, celebre collezionista americano, e anche grazie a Bischof Berger, che era un collezionista di Zurigo, cosa hanno fatto questi due geni del mondo del mercato dell'arte, del sistema dell'arte contemporanea? Hanno posto il vetro allo stesso livello di artisti quali Andy Warhol, che venivano trattati nelle loro gallerie europee. E allora il vetro, inserito nel giusto contesto, è stato finalmente considerato un oggetto di investimento tanto quanto un'altra forma d'arte. E aggiungerei che preserva nel tempo la possibilità di essere analizzato per le abilità manuali del maestro. Dietro questo oggetto non c'è solo uno studio di pensiero, non c'è un concetto come il concetto che tipicamente permea l'arte contemporanea, magari del quadro contemporaneo, il passaggio tra il figurativo e il concetto. E si parla dei concetti, qui c'è abilità che dal momento in cui, con i primi fautori del vetro, parlo di Angelo Barover, parlo del 1450, parlo di secoli e secoli fa, fino ad oggi, hanno conservato l'autenticità, il valore primo del saper fare. Quindi il saper fare, valore artistico, unito al valore di mercato, questo oggetto battuto due giovedì fa a 11.000 euro, signori, è qua per voi, aspetta voi. Io posso solo che ammirare e cercare di avvicinarmi umilmente a quella che è l'essenza della storia, del contesto storico, ok? Ma tutto quello che conserva questo oggetto è molto di più di quanto noi potremmo riuscire a dire. Questo è indiscutibile. Quindi vi lascio per la... e continuiamo, passo il testimone con tre piccoli. Carlo Scarpa sul girello, quindi Matteo, continuiamo sull'onda di questo grande artista che ha cambiato la storia del vetro nel Novecento. Sì, Carlo Scarpa, non ricordo dove l'ho letta questa frase dedicata a Carlo Scarpa, quando parla della pelle del vetro, perché davvero quando Carlo Scarpa inizia a sperimentare, e lì siamo agli inizi con il vaso a bolle favoloso, signori, ho letto cosa chiede
la nostra Elena al centralino e una chiamata dovete assolutamente farla. Che sia curiosità collezionistica, che sia attenzione collezionistica, signori, quel vaso deve finire in una grande, grandiosa collezione. E questa pelle del vetro che Carlo Scarpas sembra fare proprio sua, la vediamo con la tecnica dei vasi corrosi, e qui posso dire pubblicatissimi, abbiamo il catalogo giù delle stanze del vetro, ma non solo nel libro di riferimento per quanto riguarda Carlo Scarpa, ma qui vediamo degli oggetti richiestissimi e pubblicati in, posso dire, ogni edizione che si riferisca a Carlo Scarpa. Alessio, li vediamo tutti e tre insieme, tutti e tre firmati, siamo nel 1936 circa, i prezzi anche qui credo che siano al centralino per quanto riguarda... Attenzione! Falli vedere prima, stesso prezzo, stesso anno, stessa grande importanza per tutti e tre. Sì, quindi Alessio, siamo nelle tue mani, siamo i tuoi occhi, Alessio. Perché pelle del vetro significa che vai a toccarla, vai a sfiorarla. Le opere di Carlo Scarpa sono bellissime poi da toccare, certo, con grande attenzione, ma proprio per sentire questo effetto fisico sulla superficie del vetro di queste coppe. Più vicino che puoi, il rosso forse più difficile, sul color ambrato ti veniva bene. Bravo Alessio. Sono meravigliosi. Toccare con gli occhi, accarezzare con gli occhi, potremmo dire, per questi tre vasi corrosi di Carlo Scarpa. Tutti e tre firmati ovviamente all'acido e nelle colorazioni del rosso, ambra e verde. Da vedere dal vivo, perché anche questo ambra è accecante per quanto riguarda, questo verde, scusatemi, è accecante per quanto riguarda la colorazione, tanto quella del vaso a bolle visto prima con Anna. Ecco, accarezza sempre di più, torna su quello ambra che forse è il più facile da mostrare televisivamente, giusto Alessio, dove vedi proprio la superficie corrosa da Carlo Scarpa, sperimentatore eccezionale, qui lo vedete nel migliore dei modi. Non sto dicendo ancora la cifra, ma mostro intanto, credo sempre quello ambra, Alessio, sia il più facile da... ci proviamo... mostrare per quanto riguarda la firma all'acido. Sapete che quando si parla di firma all'acido sono firme fantasmagoriche, nel senso che all'occhio della telecamera sono molto difficili da far vedere. Ad occhio nudo invece è tutta un'altra cosa. Alessio, dimmi tu, eh? Ok. Firme all'acido. Che bellezza, signori. No, le cifre le attendete ancora un attimo. Siamo circa, sì, su 10,5-11,5 centimetri di altezza, ma sempre nel 1936. Siamo agli inizi, agli albori di questa grande rivoluzione artistica che anche nel vetro Carlo Scarpa riesce a portare. Di Carlo Scarpa poi fammeli contare, vedo ad occhio così un'altra opera al lotto numero 1, ma non ho ancora detto il prezzo, Elena, 1200, ma hai fatto il 50% di sconto. 1200 euro cada uno, 1200 euro ciascuno, Carlo Scarpa corroso, tre colori, poi sì, appunto, non sarebbe da fare una scelta, tre scelte con una sola chiamata. Un collezionista per tre opere dei corrosi, Venini, signori, con Carlo Scarpa. Attenzione al 1936, attenzione ai soli 1200 euro per questo altro grande pezzo di storia dell'arte muranese. Allora, sì, tante chiamate al centralino, tante curiosità, tante richieste. Grazie per aver seguito le nostre parole, signori, ma
Grazie intanto per le conferme che stanno arrivando, ma sarebbe stato veramente, come si dice, un delitto vergognoso non aver investito, non la dico più la cifra, questa manciata di euro su un oggetto così storico, così interessante. Grazie ancora per il fazzoletto blu, signori, ma 1200 euro voglio che mi diciate un sì per tutti e tre, Alessio, o tre sì, tre collezionisti di Arte Network che si portano a casa ancora la storia del vetro muranese con l'eccellenza davvero. Alessio, ti prego ancora una visione sui tre, poi Anna abbiamo il vaso Carlo Scarpa a fascia, anche quello ha fatto la storia, abbiamo il vaso a bolle che ha fatto in asta follie, grazie Alessio, e Anna. Allora, lo riporgo. Torniamo sempre in scena con Carlo Scarpa. No, stiamo su Carlo Scarpa. Continuiamo, sì, su quello che poi oltretutto ha conquistato, allora, e continua a conquistare di anno in anno la scena internazionale, perché se noi andassimo a leggere semplicemente le notizie, a tenerci informati sulle notizie e l'andamento del mercato, noi notiamo questo semplicemente, dati tecnici, esponenzialmente Carlo Scarpa è sempre tra le prime tre più importanti aggiudicazioni. Ci sono anche Fulvio Bianconi, c'è Dino Martens, che ieri vi ho approfonditamente spiegato nel lotto numero 3, ma poi ci torniamo. Adesso andiamo nel lotto numero 1. Altra magnifica creazione che dimostra come Carlo Scarpa ha scandito la sua rivoluzione del vetro, e giustamente diceva pelle del vetro, perché con Carlo Scarpa non ci si limita a contemplare visivamente l'oggetto, ma si riesce sempre con l'esperienza visiva a vivere anche un'esperienza tattile. Figuriamoci poi nel momento in cui, vedendo dal vivo l'oggetto, potendolo sfiorare e toccare, ecco, là proprio si assiste a quello che è il vero lavoro, la vera firma di Carlo Scarpa. Qui si tratta di un vaso ovoidale e già entra in campo cosa? La sua cifra stilistica. Quindi l'unione, il connubio tra geometria ed eleganza della forma e, allo stesso tempo, questo legame, questa aderenza inscindibile con la voglia di sperimentare la cosiddetta terminologia creata per parlare di Carlo Scarpa, pelle del vetro. Questo è un connubio che rappresenta la sua poetica, la sua cifra stilistica. E andiamo a vederlo nel lotto numero 1. Andiamo subito nel lotto numero 1, questo blu cobalto che delimita, esce dall'oggetto come trama che chiaramente ci dimostra la chiave di volta per comprendere Carlo Scarpa, l'equilibrio edilliaco. Riuscire a non sfociare mai nel troppo, ma dimostrare, esaltare quella che è la filosofia dell'essenzialità delle cose. Come si possono creare delle grandi opere mantenendo viva sempre in ogni sua sperimentazione l'eleganza, la semplicità, l'equilibrio geometrico, questa trama che io muova in un lato o nell'altro, la struttura, vedete che si ripete continuamente e proprio cattura il nostro sguardo con un effetto di piacere, perché c'è quello che è necessario elevato a forma d'arte. Le fasce sono sommerse all'interno dello spessore vitreo, quindi sono proprio incluse in un vaso che mantiene uno spessore notevole, uno spessore che si vede già dal fondo. Se noi notiamo questo stacco cromatico della trasparenza, notiamo che almeno 3 centimetri e mezzo sorreggono la struttura, e poi queste fasce spiraidali blu cobalto immerse in questo vetro cristallo, mamma mia, eleganza pura. E firmato chiaramente ad acido, perché noi burocraticamente dobbiamo nella nostra mente prendere in considerazione, diciamo, il 1966 come data, come chiave, come cerniera, momento di cesura tra le firme ad acido del passato e poi le firme a graffio, punta di diamante o a caldo della contemporaneità.
chiaramente è una data che serve, come ho detto, giusto per un pro forma, per una questione burocratica, perché ci sono in realtà dei prototipi magnifici, soprattutto in Fulvio Bianconi, che rientravano nella sua stessa collezione personale, che erano già firmati appunto come prove d'autore all'inizio degli anni 60, erano già firmati a graffio. Quindi non soffermiamoci troppo, non abbiamo e non analizziamo l'oggetto rigidamente. Questo oggetto io me lo aspetto nella collezione di un grande estimatore del vetro, e passatemi il termine arcaico, estimatore, perché bisogna comprendere, amare la bellezza. Prendiamo la pubblicazione, che me la ricordo a memoria, perché è pubblicato non in questa colorazione del cobalto, ma in un verde più tenue, quasi un verde tempera, un verde acquerello. Hanno il blu e anche il verde, Eliana e Saverio, che tra l'altro ci siamo sentite al telefono, troppo simpatica Eliana, ti saluto e spero di conoscerti presto, speriamo qua di fare i nostri eventi del vetro, quest'anno qualcosa cambierà, dai. E un oggetto come questo, e passiamo diciamo con uno slancio visivo, ai tre corrosi a 1200 euro. E poi al vaso a bollicine che consacra l'inizio del percorso di Carlo Scarpa. Ma di cosa stiamo parlando? Un artista che ha dimostrato fino al 1947 di avere una capacità artistica inesauribile, di avere un'inventiva, un immaginario, una capacità di progettazione mentale che non si è mai esaurita. Carlo Scarpa è una garanzia. Io ricordo ancora le mie prime trasmissioni 2 anni fa. Ok, come con le persone, l'arte ci trasmette innanzitutto il primo fascino di natura emozionale. Io ho iniziato ad amarlo subito, Carlo Scarpa, perché sono delle produzioni che ti arrivano addosso anche in maniera prepotente e proprio ti fanno sentire la bellezza, non solo osservare. E non tutti gli artisti sono uguali. Quindi giustamente, diamo a Cesare quel che è di Cesare, sottolineiamo, giustamente la pubblicazione. Eccola qua, la cerca subito Elena, ve la facciamo vedere in diretta. Importante. E poi quel Dino Martens, preparatevi perché tra un po' partiremo con la sua presentazione. Io ho sentito il prezzo ieri, ok? Ho sentito il prezzo di quel Dino Martens. E poi oggi ho preparato, Silvia Matteo, nel nostro iPad, di farvi... Ah, c'è la Max. Quindi Max, prima di... Mi mandi un attimo in onda quanto è stato battuto Dino Martens? No, perché poi quando si sente la proposta al nostro centralino si capisce concretamente che bisogna entrare in azione. Bisogna entrare in azione. Ecco qua. Sì. Facciamo un attimo vedere questo Dino Martens. Serio Oriente, poi ve lo metto nel girello chiaramente perché... Allora, cioè, quando parliamo di Dino Martens... Parliamo di un'anima che nel Novecento, dal mondo della pittura, si è anche cimentato nel mondo del vetro, senza tradire, attenzione, la sua natura primordiale, definiamola così, la sua natura viscerale, quella di voler esprimere, in questo caso anche in maniera molto vivida, vivace e gestuale, il colore. Il colore, guardate le quotazioni e le aggiudicazioni, guardatele, e poi al centralino confermatevi questo Dino Martens senza neanche esitazione al prezzo che Elena vi fa. Queste sono testimonianze di Wright, oltretutto a Chicago, cioè una delle case d'asse internazionali più importanti per il riferimento che noi quotidianamente analizziamo e ricerchiamo, perché insomma... Allora, eccola qua, il Carlo Scarpa, la pubblicazione del lotto numero 1, è il numero di serie 3524 sul catalogo monografico, quello è edito da Schira e dalle Stanze del Vetro, che loro hanno l'archivio totale oltretutto di questi grandi artisti. Eccolo qua, vedete il colore, il prototipo, il disegno e poi si arriva sempre alla fotografia della realizzazione completa. Se andiamo, ah così, lo inclino un attimo, vai dentro a far vedere...
nel ah. Eccolo qua. È lui, è questo esemplare. Per non parlare dei corrosi. I corrosi di Carlo Scarpa, pubblicatissimi, come tutte le sue serie fondamentali. Ecco, quindi, non esitate di fronte ai pezzi da collezione che il mondo celebra, estraendole già dalle collezioni dei più importanti collezionisti non europei, ma anche oltreoceano. C'è gente che veramente arriva ad offrire cifre esorbitanti per un oggetto così. E io intanto lascio una nuova presentazione a Matteo. Io direi anche qualche grande maestro contemporaneo. Assolutamente. Qualche grande maestro contemporaneo. Un Afro Celotto, un Adriano Dalla Valentina, insomma. Esatto. Lo spessore contemporaneo. Due, a proposito, abbiamo anche questi riferimenti sullo... sull'offerta internazionale che c'è dietro a Murano. In questo momento vi fate un giro per Venezia, se poteste, ma insomma, ovviamente gallerie sigillate, completamente chiuse. Ho la fortuna di lavorare tutti i giorni a Venezia, mi reco, vedo tutte queste gallerie chiuse. Ne ho vista una con 3 Afro Celotto in vetrina, con i prezzi ancora scritti. Non ho potuto fare le foto perché c'era gente dentro che lavorava e non potevo permettermi di fare quello. Signori, ma vi posso far vedere che cosa succede. Bravo Alessio, attenzione, ormai hai imparato. Cosa avviene appunto nell'offerta non solo italiana, diciamolo chiaro, le gallerie muranesi, le gallerie veneziane fanno pagare, come giusto, al visitatore, al collezionista che giunge a Venezia. Ne parlavamo prima anche con il nostro Gabriele Orler, di ciò che ha potuto praticamente toccare con mano fra i, chiamiamoli, turisti che giungevano normalmente a Venezia e di cosa spendevano all'interno delle gallerie, signori. Max, dovresti avere per Afro Celotto, tra le immagini che ti ho mandato, dovresti leggerlo, ecco, prima di mostrarli, dovresti avere una serie di immagini che ho estratto e anche brutalmente cancellato di Afro Celotto, dove, vabbè, non si poteva, ecco, non si poteva andare a mostrare, insomma, dove comprarli. Un po' per rispetto, comunque $8,500, $8,500 anche per questo. Stiamo parlando di un sito che offre al mondo, rigorosamente in lingua inglese, le opere di Afro Celotto. $8,500, questo $7,500, ed è proprio quello che poi andremo a vedere nel nostro set. Cambiano i colori, ma è la stessa tecnica e la stessa offerta di questo grandissimo artista contemporaneo. Credo che tu non ne abbia più, giusto, Max? E Alessio, mostra quelli che abbiamo nel set. Sono i 31 e 54, 31 e 54, uno accanto all'altro. Afro Celotto, ce lo sentite dire da tempo, è un gigante dell'arte moderna. Lo adoriamo, ma è ormai tanto tempo che Elena e Gabriele vi indicano questo nome per l'arte contemporanea. Afro Celotto è l'unico, e lo ricorderò sempre, che ha potuto, e guarda chi c'è a fianco, proprio Lino Tagliapietra, l'unico che ha potuto sostituire Lino Tagliapietra nel panorama artistico muranese. Afro Celotto è quindi uno dei migliori artisti. Vuoi metterlo al primo posto, al secondo, al terzo, non mi interessa, sappi che Afro Celotto è già leggenda. Avete visto le forme, i nomi, avete visto i dollari che venivano richiesti? L'abbiamo fatto vedere prima, appunto, di quel sito. Signori, si parla. Esatto. Alessio, vieni vicino, lasciami stare. L'altro? Allora, Alessio, quello a fianco,
il lotto 54, adesso vi do anche le dimensioni giuste, guardate le tecniche, anche qui toccare con gli occhi, accarezzare con gli occhi, 73 centimetri fino alla punta di questi, lui li chiama becchi, no? Becco, questo tipo di vaso, che sì, guarda, questa è la parte opaca, tutta lavorata, battuta, con i colori entra più che puoi e fai vedere la differenza, nella parte del becco è tutta trasparente e giocata con altri meravigliosi colori. Un grandissimo afrocelotto, signori. E, quelle cifre che vi ho fatto vedere sono le stesse che trovate nelle gallerie muranesi e veneziane, questo costa afrocelotto. Il nostro compito, se non l'avete capito, signori, è quello di prendere questi grandi nomi e non offrirvi le stesse cifre. Non avrebbe alcun senso. Noi compriamo per grandi numeri, nel senso è stupendo. Non saprei dire qual è il lato migliore di questo vaso becco di afrocelotto. Sì, questa lavorazione, guarda la differenza. Ah, eccola lì. Alessio, riesci come l'altra volta, esatto. La firma particolare a caldo di afrocelotto. Quelli sono i prezzi, signori. La nostra Elena, il nostro Simone, girando per le varie collezioni che satellitano, ecco, per Venezia, riescono anche per la legge dei grandi numeri, comprando, collezionando anche per fortuna blocchi, riusciamo poi a portare in televisione, in questi set, dei prezzi che nel mercato normale, nel mercato multimediale del web, di internet o quello reale, andando se si potesse in galleria a Murano o a Venezia, che sono cifre che vanno, avete visto, 7.500, 8.500, quello che ti chiedono in galleria. 73 centimetri di altezza, il prezzo vuoi riservarlo al centralino? Ecco, signori, 2.400 euro. Max, riesci a far vedere una, ecco, l'immagine che più gli assomiglia tra quelle che ti ho mandato di afrocelotto, e mostra cosa chiedono al mondo. Ecco, 7.500 dollari. 7.500 dollari. 7.500 dollari, punto. Ma sono le cose che trovi nel web, sono le cifre che ti chiedono in galleria. Torna in diretta con il nostro afrocelotto e ti mostro l'altro. Guarda bene i colori. Vieni, vieni pure, Max. Sì, questo è tra i miei preferiti, davvero. È più piccolo, ma non importa, signori, c'è una tecnica, una lavorazione. È uno di quei vasi che ti fanno capire bene perché era l'unico maestro muranese che poteva sostituire Lino Tagliapietra. Quando Lino Tagliapietra ha deciso di lasciare Venezia, di andare negli Stati Uniti, di aprire il suo laboratorio, diventare, diciamo, più internazionale come lavoro, come sperimentazione, eccetera, è stato chiamato al suo posto afrocelotto. L'unico, guarda, guarda questo lato, rosso e tutto la raggiera in blu. Guardate che effetto. Guarda la lavorazione, riesci a far vedere la differenza? Anche qui una bellissima pelle, sì sì, la lavorazione, e poi guarda cosa ci incastona, lo graffia in questo modo. Che vaso, signori, questo è puro spettacolo, 46 cm di altezza, 26 di larghezza, una profondità di 15 cm, ma anche la colorazione che sceglie è stupenda. Un grande afrocelotto su tutti e due, su tutti e due, vero Alessio, sì, è uno dei, a livello di maestri contemporanei, signori, non so cosa
vogliate spendere, ma parlare, io vi ricordo l'altra cifra, 2500 euro su uno dei migliori, se non il migliore artista contemporaneo in questo momento a Murano. Cosa stai cercando? Cosa stai cercando? È stupendo, signori, sì? Certo, riusciamo già a fare una fotografia? Max, se no lo facciamo in diretta, eh? Sì, grazie. Ecco, intanto vedete una delle cifre, tranquilli, di... puoi far scorrere le altre intanto, Alessio, le cifre... Scorri con le immagini che ti ho mandato di Afrocelotto, anche con le altre, che vedano gli 8.500 dollari. Forse la parte frontale? Perfetto. Capito, Max? Perfetto, perfetto. Torniamo in diretta, signori, per l'immagine. Lasciamo stare le non aggiudicazioni, le cifre. Non è che qui devi giocartela la cifra. Metti, cos'è, l'IBAN, fai il bonifico. E il vetro con tutta l'assicurazione, qui non c'è neanche l'assicurazione, attenzione, ti arriva a casa oltreoceano. Eccoci in diretta su questo spettacolare vaso, posso fare la mia preferenza fra i diversi, tra i pochi devo dire rimasti, Afrocelotto della nostra collezione, questo è tra i più belli, se non il più bello per quanto riguarda le tecniche riunite, fatte sposare insieme in maniera efficientissima da Afrocelotto. Numero uno tra gli artisti contemporanei. Numero uno. Ecco, ora proviamo a muoverlo, Max, e sei tu a creare questa magia di immagini. È un vetro che ti incanta, qui non serve neanche una luce particolare, è un vetro che vive. Guarda l'effetto! Max, sì, bene, bravissimo, cioè, è il vetro, Però questa è un'immagine stupenda. Guarda l'effetto che fa quando c'è tutta la trasparenza, quando questa rete gioca con tutti gli altri colori. Scusate se mi intrometto, ma non riesco a farne a meno, perché effettivamente, quanto sta descrivendo è perfetto perché lo fa in termini di sensazione. Qui non si parla di un semplice vaso realizzato con una tecnica come la filigrana, come la molatura e poi la battitura a mano, sono tecniche che sono già state sperimentate, sfruttate e fonte di ispirazione di tanti artisti del passato. Non è questa la novità. Ma noi dobbiamo smettere appunto di considerare il vetro importante per periodi, ma importante per quello che è alla fine la concezione che va considerata, la qualità e la capacità. Quindi io prendo un vetro storico, lo valuto per la capacità e l'abilità e gli do un giudizio. Lo stesso vale per gli artisti contemporanei, non è il periodo, ma l'abilità manuale che fa l'artista. E scusatemi, però definirla trama è troppo riduttivo, questa è un'architettura che prende vita su una struttura che a 360 gradi vi fa capire come, osservandolo da ogni prospettiva, vi mostra una natura differente, perché questo vaso è vivo, è un'architettura in movimento, cattura la luce, cattura l'ambiente, cattura ogni cosa che è la capacità prima del vetro e la rielabora attraverso la sua forma e ritorna la luce nella realtà, nell'ambiente. Non so se notate la bollicina d'aria microscopica inclusa con una precisione algebrica all'interno di ogni
sezione quadrangolare di questa trama, di questo intreccio in filigrana. Allora qua, scusate, ma qui non si parla esclusivamente di abilità, non si parla esclusivamente di vaso, non si parla esclusivamente di scultura. Questi sono livelli di abilità che sfiorano il surrealismo, l'impensabile. L'impensabile. Perché neanche pensando riusciamo ad avvicinarci ad una trama così. Già l'idea, già il pensiero, lui è estroso, è un artista d'impatto, è un artista persuasivo, persuasivo, perché noi siamo magneticamente attirati e i nostri occhi proprio consumano e rivestono questa scultura, questa struttura, questa opera d'arte. E scusatemi, allora qua proprio casca il palco di considerare esclusivamente il vetro storico importante. L'artista contemporaneo, l'artista al passo con i tempi, con questo intendo contemporaneo, l'artista d'avanguardia nel senso letterale del termine, che guarda in avanti. Quindi noi la dobbiamo smettere di guardare solo al passato storico del vetro. Certo, anche quello è un investimento, ma è un investimento che la storicità di quell'oggetto ci dà come già appreso, già considerato. Ma l'avanguardia, il guardare avanti, il rompere gli schemi, il porre la novità, è questo. L'adesso che sta già scrivendo il dopo, il guardare in avanti, il futuro. Se analizziamo la parola, ci suggerisce già lei su cosa parla, già l'etimologia della parola ci dice come comportarci. Ecco, un artista e un collezionista d'avanguardia è quello, come hanno fatto negli anni 50 con i primi Paolo Venini, Carlo Scarpa e Fulvio Bianconi, quello che riusciva in anticipo a intervenire prima del tempo del raggiungimento massimo dell'apice della fama, della tendenza e della conoscenza di un artista. Afro Celotto, un'opera del genere, al centralino il prezzo che vi assicuro riveste perfettamente l'occasione. Non sono gli 8.500 della galleria, non sono i 9.500, non sono tantomeno i 12.000 di aggiudicazione internazionale. Questo è magnetismo puro. Guardate l'architettura, guardate molare questa sezione, quindi con interferenza, con questo stacco visivo e anche tattile tra il vetro lucidato e il vetro invece molato e poi battuto in questa trama inverosimile a mano. Quindi c'è questo effetto ottico dell'opacità che si alterna alla lucidità. Mi dite che questo non dà vita all'oggetto? È la personalità di Afro Celotto tradotta in un'opera d'arte. Grandissima Anna, davvero, davvero, le tue parole perfette. Architettura è una parola perfetta. E poi, io insisto ancora, poi questa cosa della piccolissima millimetrica bolla all'interno di ogni, lo faccio ripartire, di ogni riquadro è follia, tecnicamente qualcosa di impossibile. Poi signori, a proposito del nome, non è che state scommettendo su un nome di arte contemporanea, non c'è qui una scommessa pericolosa da fare. Scommettere sul nome di Afro Celotto è scommettere sulla storia, è già entrato nella storia, Afro Celotto è già leggenda, lo è diventato, è comprovato, certificato quando lo hanno scelto proprio per sostituire il numero uno, Lino Tagliapietra, non so se siete d'accordo con me, Lino Tagliapietra credo che sia a livello mondiale il maestro vetraio vivente più incredibile che ci sia. Ha lasciato Venezia, ha lasciato l'Italia, vive e lavora negli Stati Uniti. Hanno potuto scegliere solo Afro Celotto come sostituzione. E che sostituzione? E questo è il livello che raggiunge. Questa è la tecnica più eccellente che trovate per il vetro artistico di Murano. Non dovete scommettere nell'arte contemporanea. Qui c'è già la grande storia. Sì.
Allora, Afrocelotto, vediamo di ritornare nella nostra trasmissione più volte su quest'opera insieme alla storia con Dino Martens, che non so se Anna l'ha solo accennato nuovamente, ma bisogna anche lì, signori, insistere sulla storia di quegli anni 50 di Dino Martens. Per Afrocelotto, signori, arte contemporanea, possiamo far vedere, Max, alla mia destra, alla mia sinistra, altre due opere grandiose di Afrocelotto. Qui si arriva, perdonami, a 55 centimetri per 50. Guarda anche qui l'uso dei colori, guarda anche qui l'uso delle murrine, guarda come le riesce a combinare con degli effetti astratti straordinari. Questo è l'otto numero 47. Il bianco, l'oro, il rosso che si intersecano in questo spettacolo. Devo girarlo anche in questo caso, Max, scusami. Guarda come cambia, guarda come riesce a stupirti ad ogni occhiata. La visione è bellissima di questi vasi. E sì, per il lotto 47, Elena, cosa possiamo offrire? Intanto ricordo l'altezza di 55 centimetri per il lotto numero 47 e dall'altra parte, al lotto numero 52, sempre Afrocelotto. Quello che avete appena visto, signori, è proposto a 3.500 euro, all'otto 52, sempre il famoso becco, 2.500 euro. Bravo, Max, 2.500 euro. Gusti sono gusti, scelte sono scelte, ma insomma, sta nel podio, all'unanimità, Afrocelotto. Vuoi metterlo al numero 1, al numero 2, al numero 3? Afrocelotto è sul podio degli artisti contemporanei viventi. Questo cosa mi ha detto? 2.500 euro, il vaso becco numero 52. Anche questo, sì, come tutti i vasi di Afrocelotto, devono essere visti in tutte i 360 gradi. Qui tutto molato e da questa parte ancora il gioco è meraviglioso. Lavorare il vetro in questo modo, giocare con il vetro con questa tecnica, sfiora il mondo dell'impossibile. È quello, è esatto, grazie Anna. E lo mettiamo qui. Qui ho l'etichetta del vaso bolle verdi che non vedo più, spero che gli amici arrivino. Ho fatto ok. Come lo vedi, Max? Innamoratevi, signori del bello, innamoratevi di Afrocelotto. E dovete ringraziare, lo dico con modestia, Arte Network, perché riesce a portarvi Afrocelotto a queste cifre. Non abbiamo rivelato il prezzo di questo lotto che state vedendo, era il numero, se non sbaglio, 31. Uno dei più affascinanti Afrocelotti che abbia mai visto. Io girando, e giro tutti i giorni per Venezia, nelle gallerie che hanno diversi vasi in vetrina di Afrocelotto, non ho ancora visto un vaso così bello, così incredibile.
E ancora, Alessio, ce li hai lì le immagini di Afrocelotto? Ragionate sulle cifre, ragionate sull'offerta. Questo è il momento di dire di sì a Afrocelotto, di chiamare il nostro centralino, di trattare con Elena, scoprire. Vai, vai, Alessio, fammi vedere le cifre di Afrocelotto. Scoprire la cifra al centralino, trattarla con Elena e di vedere questo capolavoro a casa. Collezionista di vetri di Murano, non avere nella propria raccolta Afrocelotto, bravo, adesso da qua non leggo le cifre ma le vedete da voi qui anche scontate, vabbè, io ho dovuto cancellare i nomi, signori, mi metterò di nuovo gli occhiali, sì, prima o poi. Questo chiedono a Venezia, questo chiedono a New York, questo chiedono nel mondo di Afrocelotto, sanno già che cosa hanno per le mani. Ah beh, togli questo che ci arriviamo. vieni. Abbiamo già svelato, qualcuno ha visto, volevo... Ma tienlo lì, quell'immagine, quel confronto di Dino Martens, perché vedo già sul girello. Finalmente la nostra Anna ha messo Dino Martens, che ieri ha collezionato una quantità di richieste. Andiamo. Vieni, Max. Andiamo sul girello. Anni 50, giusto? E poi questo oggetto, vedete, ogni oggetto ci insegna qualcosa. E alla fine metaforicamente si traduce celebrandosi per un determinato valore. Il valore di questo oggetto esce, scardina le dinamiche e i valori commerciali e si pone nella storia, nell'adesso, nella contemporaneità, ancora dopo 70 anni, come icona indiscutibile e patrimonio artistico del Novecento. Ma i termini li sto dosando, dico patrimonio artistico perché Dino Martens ha rappresentato il rinascimento del vetro nel momento in cui è subentrato nella vetriera Aureliano Toso come direttore artistico. E andiamo a vedere nel dettaglio questa icona, e con icona intendo già un oggetto che è intramontabile perché impresso nella storia per sempre. Quando dico vaso oriente parlo di una struttura in vetro tenue, incamiciato chiaro, quindi la base, ecco, e poi subentra la vena e la poetica del pittore che crea questa unione indissolubile tra due forme d'arte, la pittura e l'arte del vetro. Queste polveri rosso, giallo, azzurro, anzi turchese, questo è il classico turchese, che vengono alternate a cosa? All'avventurina, questa meravigliosa e tradizionale tecnica che notiamo in queste macchie, in queste inclusioni volutamente irregolari, perché rappresentano il gesto tipico di chi è abituato a pennellare l'olio nella tela, ad imprimere l'olio nella tela, quindi rimane coerente alla sua natura mentale di artista e la eleva, oserei dire, perché è impensabile riuscire a mantenere vivo l'approccio pittorico e tradurlo in un vetro. Quindi troviamo il lattimo, troviamo l'ametista scuro, perché non si tratta mai di un vero nero nel vetro, si tratta di un ametista che viene intensamente stressato fino a raggiungere le sembianze del nero. E poi la firma, questa murrina raggiera che viene dilatata a completare la trama iconica, perché più iconico di così effettivamente è difficile. Guardiamoci un attimo indietro, pensiamo al Novecento, riusciamo, se vogliamo, a scandirlo attraverso opere iconiche? Assolutamente, si può fare questo procedimento inverso. Invece di creare un filo conduttore logico-temporale, noi possiamo tranquillamente stilare una lista di 10 oggetti che rappresentano il Novecento. Tra questi 10 oggetti non può essere escluso il vaso oriente di Dino Martens, che esattamente la vetreria Aureliano Toso è stata fondata nel 38,
Poi dal 46 al 60 Dino Martens prende in mano la direzione artistica, quindi diventa il direttore d'orchestra dei progetti della rivoluzione del vetro, perché quelli sono gli anni della rivoluzione. Nel periodo post bellico gli artisti come Bianconi, come Paolo Venini, come Dino Martens, come Flavio Poli lo associamo tranquillamente alla Seguso Vetri d'Arte, con lo stesso ruolo che Dino Martens ha rivestito per l'Aureliano Toso. Parliamo del connubio tra vetrerie storiche, secolari, famiglie che per dedizione, per vocazione hanno sposato questo mestiere e lo hanno segretamente intendo con i segreti del mestiere, tramandato da figlio a figlio, da generazione a generazione. E questo vaso oriente classico non nella realizzazione, perché è tutt'altro che classico, la grandezza della creazione è proprio l'aver scardinato l'immaginario collettivo, aver stupito proprio per aver proposto un qualcosa di completamente diverso, ma classico nel senso che è iconico, sarà sempre parte delle pagine che raccontano la storia del vetro del Novecento. Quindi ve lo ridescrivo attraverso un estratto delle parole di Aureliano Toso, che ha raccontato come testimonianza dopo la morte di Dino Martens, il quale dice: i vetri da lui disegnati denotano la mano e la mente di un vero pittore che sente l'essenza della materia vitrea e che si esalta nella distribuzione dei colori, nei quali egli trasmette con passione la sua sensibilità, la sua originalità, assieme a un meticoloso studio. Ecco, questa è la trama artistica fatta da sensibilità, ingegno, studio e colore che contraddistingue Dino Martens. Questo è il vaso oriente che nelle aste internazionali supera i $10,000, i €10,000, ma voi non lo dovete confermare questo vaso per una questione di investimento, oppure esclusivamente, o meglio esclusivamente di investimento, voi lo dovete confermare per il potere che questo vaso conserva nel tempo dopo 70 anni, che è prettamente artistico, valore che abbiamo appena descritto. È un'icona del vetro, come lo è il merletto di Archimede Seguso e come lo sono i vasi iconici di Carlo Scarpa, vanno prima selezionati per la portata storico-culturale che continuano a mantenere oggi, dopo addirittura alcuni oggetti più di un secolo di vita. Io lo so il prezzo, una telefonata lo venite a sapere immediatamente da Elena. Se dovessi confermare oggi personalmente, nell'ottica di sentirmi o pormi come una collezionista di vetro, quindi nell'ottica di chi osserva diverse caratteristiche per scegliere un vetro, tra cui quelle commerciali, tra cui quelle artistiche, anche socioculturali, perché questi sono gli oggetti che proprio sociologicamente hanno cambiato il terreno e la fertilità del terreno degli artisti degli anni 50 dopo la guerra. Quindi insomma, quello che porta con sé questo vaso è molto di più della sua bellezza estetica, è molto di più del suo design, è molto più di tutto quello che riusciamo a vedere. Acquistatelo proprio per quello che non si vede, che è la cosa più importante. Acquistatelo per quello che non si vede, perché è la storia che perdura nel tempo. Fammelo rivedere. Fate mandare in onda anche gentilmente dalla regia una delle tante aggiudicazioni. Che spettacolo! Questo è il potere del vetro, la magia, l'alchimia che si traduce in materia. Quale altra materia si nutre dai quattro elementi fondamentali dell'esistenza? Il fuoco, che è sempre alimentato, non si spegne mai, la sabbia, la terra da cui nasce
l'acqua con cui viene modellato, sezionato, e l'aria con cui viene soffiato. Capite che il vetro non è esclusivamente il risultato di una tradizione artigianale. Il vetro è il risultato di qualcosa di trascendentale, che grazie ai maestri si concretizza in opere d'arte. Perché i quattro elementi, l'essenza del mondo, dell'esistenza, ecco, si concretizzano in opere come questa. Io non esagero, non voglio assolutamente spendere neanche una parola in più di troppo, vi lascio momentaneamente riguardarlo, ma ascoltatemi, confermate questo Dino Martens. Scegliete la storia, l'icona, la qualità, la bellezza trascendentale, quella che grazie a Dio ci fa alzare i piedi da terra e ogni tanto ci fa anche sognare, ci fa provare emozioni ultraterrene. Questi sono gli artisti per le grandi collezioni. E con questa presentazione mi aspetto, e anzi vi aspetto al centralino personalmente per confermarvelo. È più che un consiglio il mio, eh? È più che un consiglio. Portatevi a casa questa parentesi di storia. Ripasso il testimone a Matteo e vi aspetto al centralino. Grazie Anna. Grazie a voi se lo chiamerete, perché rimarrete davvero basiti della cifra che Elena è riuscita a portare questo grande pezzo di storia. Poi parlare di Oriente per Dino Martens è il massimo del collezionismo, signori. Avete visto una intanto cifra, ma ve le sforniamo diverse volte su Dino Martens, sulla serie Oriente. È facile farlo, è un gioco facile, insomma, confrontarlo con le cifre internazionali di questo grandissimo nome. Devo dire, sentendo la cifra e guardandomi intorno, tra Carlo Scarpa, Baro Viretoso, eccetera, che qui c'è la cifra forse migliore, l'offerta qualità-prezzo più incredibile di questo set. Quindi bisogna dir di sì. Confermarlo non vuol dire pagare, confermarlo vuol dire guardarlo. Punto, signori, mi raccomando, spengo il girello, ma ci torneremo su questo Dino Martens degli anni 50, 1954 circa, per portarvi ancora nel mondo contemporaneo, parlando di un artista a cui collezione Orler, noi Orler ci sentiamo molto vicini, molto affezionati, e parliamo del grandissimo Pino Signoretto. A dimostrazione ancora una volta di quanto i miei suggerimenti di seguire ciò che sceglie Elena, ciò che sceglie Gabriele per l'arte contemporanea, sia testimonianza di una scelta, di una scommessa già vinta. Afrocelotto, Romano Donà, e con Pino Signoretto hanno lavorato da anni, avevano lavorato da anni, creando collezioni insieme, creando cataloghi insieme, eccetera. E Gabriele ed Elena ve lo urlavano già da anni che bisognava comprare Pino Signoretto. A testimonianza del successo, dovresti averla ricercandola, se me la prepari Alessio, l'articolo. Intanto c'è solo quella come documentazione, purtroppo lì alla Fondazione Giorgiuccini, con cui sapete ormai collaboro da anni e anni e anni, si è un po' tutto bloccato, non tanto meno per il vetro, si è rallentato, ma con le mostre eccetera. Quindi di documentazione scritta non riusciamo ancora a fornirvi nulla. Ma su Pino Signoretto da qui si sono spalancati dei portoni a livello internazionale davvero davvero interessanti. Quindi, certificata l'importanza, l'interesse collezionistico di Pino Signoretto, grazie anche all'acquisto da parte delle Stanze del Vetro. Sì, dovresti avere... Ah, perfetto. Sul Gazzettino dovrebbe essere. Insomma, tutti i giornali ne hanno parlato
dell'acquisto del fondo di Pino Signoretto per le Stanze del Vetro, dove si sono raccolti in questi anni i nomi dei l'Olimpo, ecco, i titani del vetro artistico di Murano, si sono concentrati. Ah, certo, vieni allora da questa parte. I nomi, occhio, sì, che delicatissimo, esatto, l'ho solo semplicemente appoggiato per quanto riguarda quella murrina. E significa, ho preso, sì, aver già vinto, come vi dicevo. Su Pino Signoretto, signori, vi possiamo offrire queste due opere, molto diverse da loro, la stessa cosa che vale per Adriano Dalla Valentina. Sfogliare un catalogo di Pino Signoretto significa vedere tante facce, significa vedere tante capacità riunite in un solo grande nome. Questo è Pino Signoretto, Alessio, questo è Pino Signoretto. Lo vediamo dopo intanto, vediamo le opere che abbiamo nel set, guarda così, e sono, Alessio, il lotto 77 e il lotto numero 30. Il lotto 77, vedete questo grande vaso giocato con le colorazioni in azzurro, blu e bianco, di grande dimensione, come potete vedere, e a destra una delle magie assolute che Pino Signoretto riusciva a realizzare con il vetro. Tanto l'877 ha un'altezza di 45 cm, un diametro di 21. Io leggo, non so se dire la cifra, io leggo una cosa che è sotto i 2000 euro, non lo so. 77. Eh, 1800 euro per il Maradona del vetro. Attenzione, signori, da quando ecco, fammi vedere l'articolo, da quando è successo questo, qualche mese fa, il nome di Pino Signoretto è entrato nell'Olimpo delle Stanze del Vetro. Vai pure, Max. Ecco, ecco, signori, questo è successo e i prezzi si sono ovviamente alzati, ovviamente, signori. Vi stiamo offrendo questo Pino Signoretto a 1800. Vi stiamo offrendo la storia contemporanea a meno di 2000 euro. E poi, esatto, vai su quei visi, anche lì, Alessio, con tutta la tua bravura, perché dobbiamo cercare di mostrare questi visi che appaiono, è difficilissimo da mostrare televisivamente, signori, dal vivo è incantevole. Sì. Vuoi che agisca, Max? Cercando di muoverlo. Alessio, oh. No, ho sbagliato io. No, chiedevo a te, Alessio, di dirmi come poter mostrare al meglio questa magia, questi visi che lentamente compaiono sulla superficie scavata, lavorata, soffiata da Pino Signoretto. Cosa dici, Alessio? Lo muovo? No, volevo mostrare al di là della cifra sull'etichetta, la firma di Pino Signoretto, e di mostrarvi il retro, come è stato impresso, come è stato lavorato dal grandissimo maestro.
scusami, guarda, ci metto il mio brutto indice qua sopra, piccola, esatto. Ok, grazie Max e grazie per Pino Signoretto. No, no, stai sempre sulle opere, stai sempre su questo nome, su questo grandissimo. Lì, poi adesso appena riapriranno, ma sai cosa succederà, Elena? Lì, nella lunga biblioteca della Fondazione Cini, come venivano gli studiosi da tutto il mondo a studiare il fondo di Venini, il fondo di Carlo Scarpa, il fondo di Thomas Stern, di tutti i grandi maestri che si sono per il momento intanto radunati presso l'archivio della Fondazione Giorgio Cini, adesso, appena riapriranno, arriveranno gli studiosi, i ricercatori che finalmente approfondiranno e creeranno, collaboreranno anche alla creazione di diversi cataloghi, di diverse scoperte, di diversi legami fra le opere, le progettazioni, perché ciò che è finito ovviamente alle Stanze del Vetro sono tutti i disegni, i progetti che Pino Signoretto nella sua vita ha realizzato. E di dare appunto testimonianza fra ad esempio il lotto 77 o il lotto numero 30, che sono poi diventati delle opere d'arte davvero eccellenti. Pino Signoretto, signori, il nome che dovete avere. Chiamateli questi nomi, chiamateli. Allora, sì, per quanto riguarda, vieni pure Max, sui gotti, sui bicchieri veneziani, abbiamo tre serie, tre prezzi diversi, tutti con la firma, possiamo dire, di Murano, ovvero con le murrine che vanno ad accendere sulle superfici, più o meno, vediamo la scelta dei vari artisti. Possiamo mostrare intanto Max, sei già qua, va benissimo, scusami, qui dove direi che esplodono le murrine, e tutta la superficie tappezzata da queste canne tagliate che creano sei diversi tappeti floreali giocati sulle tonalità del blu, sul rosso, sul giallo, sul verde. Questo arcobaleno è pazzesco e con l'uso anche di tanto oro all'interno. Questo primo set di sei bicchieri, di sei goti, 590 euro, signori, meno di 100 euro ciascun goto, ciascun bicchiere. Dall'altra parte, dove vedete la scelta diminuisce per quanto riguarda le murrine, ma che si riescono a risaltare totalmente su queste superfici più monocrome, bellissime. Sempre 6, ovviamente la cifra è di 3,90, il regalo, meglio dire, di 390 euro per questi altri 6 goti. E poi abbiamo di nuovo lui, abbiamo il maestro Adriano Dalla Valentina, che si dedica anche ai goti del vetro di Murano. Do un po' più di spazio, scusami Elena, sono sempre 6 con la loro etichetta. Adriano Dalla Valentina, l'unico maestro, l'unico artista al quale abbia affibbiato l'aggettivo di irreplicabile, offerto con questi 6 goti, signori. 890 euro per Adriano Dalla Valentina, 890 euro per questa altra grande occasione.
su Adriano Dalla Valentina. Eh certo, scomparso, ripeto, purtroppo 2 anni fa, riusciamo ancora a offrirne 12, un servizio da 12 nel caso, oppure a dividerli in 6 e 6 e basta, signori, e basta solamente 890 euro, se volete la qualità, se volete la rarità, se volete il grande nome del vetro artistico di Murano, questo fa per voi a 890 euro. 890, non li rivedrete più questi oggetti, mi raccomando, opere d'arte, quelle che state vedendo a una manciata di euro. Adriano Dalla Valentina. A proposito di Adriano Dalla Valentina, ecco, rifagli intanto vedere tutti i goti, che passo ora di nuovo la parola ad Anna, ma passo di fronte, io l'ho chiamato Occhio, tu l'hai chiamato? La Girandol. Ecco, questi signori intanto ha, cosa mi hai detto, 5,90 e 3,90 gli altri goti, bellissimi, animati dalle murrine. Pronto Alessio, ora in regia, mentre passeggio, mi avvicino alla nostra Anna. No, giusto per farvi capire ancora una volta, nero su bianco, sì. Il Dio denaro. Se qua si professa come grande scultore di vasi, inventore di vasi, all'otto numero 25 raggiunge forse l'apice assoluto della sua creazione. Più delle sculture come la seppia, che già lì siamo a livelli, vabbè, ultraterreni, l'ho detto prima, effettivamente il vetro ci regala questa emozione. Sui vasi la raffinatezza, ma il lotto numero 25 è l'apice della sua bravura. Entra subito Max in quello che è l'inclusione che determina la tecnica, la bellezza, la raffinatezza, ma soprattutto la capacità che sfocia nell'incredibile, questa filigrana in reticello. E io lo sottolineo, un oggetto così, per quanto riguarda l'arte contemporanea, di questo livello non c'è neanche al MoMA per quanto riguarda il vetro. Questo è superiore anche a quello che potete vedere là. Filigrana in reticello che non crea un disegno, crea una dimensione interna inclusa in questa, in questo cerchio, in questa sfera, in questo disco perfetto in vetro cristallo. E già il vetro cristallo ci permette di notare la qualità assoluta del vetro, perché anche quella è da valutare. Se noi percorriamo visivamente, diciamo, la tesa di questa, la tesa esterna di questa sfera, di questa, di questo piatto, già notiamo che niente intercorre tra la materia e noi, non c'è un difetto, c'è la purezza tipica del cristallo, del vetro. E poi ci addentriamo nella dimensione di questa inclusione centrale, di questo occhio, di questo cerchio, ognuno lo interpreta in base a quello che gli suscita. A me sembra qualcosa di astrale, di totalmente surreale. Guardate lo spazio che intercorre tra un incrocio e l'altro di questa filigrana in reticello che continua a evolversi. A, come tipicamente, no? Già il cerchio, il triangolo sono le classiche forme, a me piace definirle di natura vitruviana, cioè sono le forme che simbolicamente rappresentano le proporzioni della perfezione o di quello che è un calcolo di equilibrio di perfezioni. Ecco, quindi ha scelto perfettamente la geometria che più veste, che più ingloba nella maniera più corretta in assoluto la perfezione, senza ombra di dubbio, perché quell'inclusione all'interno manifesta fin dove è riuscito ad arrivare il vetro di Murano nello scorso secolo. Questa è un'opera da museo, è un'opera museale. Se c'è un grande collezionista, sa che questo è un investimento di un certo valore.
sa che questo potrebbe essere anche tra i migliori investimenti della propria carriera da collezionista, perché io non la definisco mai un'attività, tantomeno passione sicuramente, ma poi c'è tutto un trascorso in cui il collezionista dedica gran parte della vita a ricercare, la passione traina e spinge la ricerca. Ecco, questa sfera, questo cerchio, questo simbolo della perfezione che ingloba la perfezione. Io, di fronte ad un oggetto del genere, si smorzano persino le parole, perché effettivamente trovare aggettivi all'altezza, trovare parole che con dignità e rispetto si possano associare ad una creazione così, è molto difficile. Guardate semplicemente la delicatezza, l'omogeneità con cui l'oro definisce e evidenzia in maniera delicata il confine tra la filigrana e la sfera centrale blu. Cioè, questo è il punto, il limite più alto, anzi non il limite, il punto più alto, perché questo oggetto supera i limiti normali di quello che anche a livello altissimo abbiamo visto. Ma qua c'è uno sfociare, un andare oltre i limiti del pensabile, dell'immaginabile. Un artista che riesce a tirare una filigrana di neanche un millimetro di spessore, non semplicemente come siamo sempre stati abituati a vedere la filigrana fino alla prima metà del Novecento, quindi appena ritorta, dritta, o poi, ecco, a zanfirico. Ma se posso permettermi, l'aver sfociato i limiti, l'aver superato e infranto i limiti di bellezza, di capacità e di ambizione nello sperimentare, dagli anni 50 in poi, lo posso associare solo a due nomi. Archimede Seguso negli anni 50, che prende la filigrana e la trasforma in merletto, quindi non si ispira, ma conia, inventa e reinventa da zero una tecnica mai vista, il merletto. E allora la filigrana raggiunge l'impensabile, arriva nel pubblico, negli occhi del pubblico negli anni 50, il merletto. E il mondo si dice, cioè, risponde con wow, con stupore. Successivamente non posso sottolineare altri nomi che arrivano a quel livello se non Adriano Dalla Valentina, e devo anche accostare senza paragone, perché lo applica con una, lo traduce proprio con una disposizione diversa, Lino Tagliapietra. Perché alla fine Lino Tagliapietra riesce con Afrocelotto, perché la scuola è quella, Afrocelotto è stato allievo di Lino Tagliapietra e questo si vede, l'eredità continua e per forza quindi anche la maestria continua, il valore. Ma l'averla proprio sperimentata in maniera differente, in maniera non equivalente ad altri artisti, lo fa Archimede Seguso con questa trama negli anni 50, il merletto. Entra Max, giusto per far capire in questo piccolo ritaglio di spazio esecutivo. Cioè, capite di cosa parliamo? Negli anni 50, quando si arrivava dai vetri pesanti di Barovier degli anni 40 e ancor prima dalle forme aeree leggere dei vetri soffiati. Lui arriva negli anni 50, crea la filigrana merletto, mai pensata prima, oltre che mai realizzata prima, perché è dall'idea che poi nasce il tutto. Se noi ripercorriamo, e là si esalta quello che stiamo dicendo, facciamolo vedere a proprio questo capolavoro. Non ci sono, anche in questo caso, vedete, parole adeguate, termini adeguati. Lo mettiamo qua che ho la giacca nera e si vede meglio. Cioè, in realtà si scollega il pensiero addirittura dalle parole, si scollega una forma di pensiero che non riesce ad arrivare al livello di questa forma d'arte. L'intensità, l'intreccio, questo decoro, questa mano dell'artista che prende, non si ferma più e danza
nella superficie di questa coppa. Crea, costruisce, inventa. Tre termini che sintetizzano il concetto di essere artista prima di realizzare un'opera d'arte, perché prima si è artisti nella mente, nell'idea, nel pensiero, e poi si conclude l'opera d'arte nel momento di esecuzione. Qua c'è la perfezione della filigrana. Arrivare a questi livelli? Certo, Adriano Dalla Valentina, basta entrare visivamente nel nucleo di quella scultura museale, e in parte, ma con un'applicazione differente, Lino Tagliapietra. Come vi raccordo queste tre personalità? Venice Glass Week, Venezia e lo studio Glass americano, l'esposizione che c'è stata lo scorso settembre alle Stanze del Vetro, quindi il bacino veneziano all'Isola di San Giorgio, che ospita da sempre le collezioni, le mostre monografiche e monotematiche dei grandi artisti del vetro del Novecento sino ad oggi. Ecco, quella mostra era basata su, diciamo, la tensione e l'influenza che i maestri di Venezia, di Murano e americani dagli anni 60 hanno instaurato reciprocamente, perché noi pensiamo l'istituzione del Corning Museum of Glass che c'è in America, è l'istituzione museale per eccellenza che catalizza i grandi artisti internazionali da tutto il mondo, artisti come Davide Salvatore ad esempio hanno realizzato delle opere dal vivo, live, per mostrare al mondo cos'è il vetro, cos'è l'arte del vetro, cos'è la maestria, e far comprendere visivamente il valore di un'opera d'arte in vetro. Ecco, il Corning Museum of Glass organizza queste esposizioni in un luogo che è appunto un'esposizione museale tra le più importanti al mondo, e la mostra a Venezia e lo studio Glass americano comprendevano il connubio e l'influenza tra America e gli artisti muranesi. In apertura, nella prima sala che ho visitato, c'era il cappello del Doge di Thomas Stern, e noi abbiamo la luna oltretutto con una colorazione rarissima, che è quella del colore che viene amalgamato, non ancora raggiunto il punto di fusione, quindi estratto dal crogiolo del forno quando non è ancora tra i 1000 e i 1100 gradi, e questo permette con l'applicazione, con la distribuzione della cromia, del pigmento, di raggiungere venature che sembrano marmoree, quindi di far sembrare il vetro addirittura un'altra materia. Guardate cos'è questo vaso. Thomas Stern è la star del vetro nella nostra contemporaneità. L'oggetto in vetro battuto ad una cifra più alta in assoluto nella storia del vetro è la Sentinella di Venezia di Thomas Stern, 737.000 dollari, e lo urlo, perché 737.000 dollari vi deve far accendere un campanello d'allarme nella testa in questo momento. Thomas Stern è stata la personalità che ha preso in mano il testimone della Venini, perché è mancato nel 59 Paolo Venini, arriva negli anni 60 Thomas Stern, negli anni dello spazialismo, negli anni in cui anche la pittura era influenzata da tutte queste scoperte, dalla Luna, da tutte queste tematiche che Thomas Stern abbraccia, fa proprio e le trasforma in arte. Lo stesso Luciano Gaspari, grande spazialista italiano, che è stato anche direttore artistico della Salviati a Murano, ecco, ha realizzato il vaso poker ricercatissimo. Sono quelli gli oggetti rari su cui puntare, sono questi gli oggetti che si celebrano a priori come un acquisto sicuro, un investimento perfetto. Poi chi c'era alla Venice Glass Week oltre al cappello del Doge di Thomas Stern? Si girava l'angolo e c'era il merletto di Archimede Seguso. Perché chi più è riuscito ad infrangere i confini mondiali, arrivare oltreoceano a mostrare cos'è la filigrana, se non Archimede Seguso, che con il merletto ha conquistato il mondo negli anni 50. Okay. E poi c'era Lino Tagliapietra e Afrocelotto è il suo maestro. Maestro del colore, maestro della sintesi delle cromie e delle forme, di queste architetture tra filigrane e colore. Adriano Dalla Valentina, parliamo di icone del Novecento. Puntate su questi oggetti, signori,
puntate su questi oggetti. Torniamo visivamente al contrasto tra la filigrana di Adriano Valentino, di Adriano Valentina, e la filigrana merletto di Archimede Seguso. Sto parlando di non semplici maestri, leggende del vetro di Murano. Quando mai, se non al Museo del Vetro o alle esposizioni internazionali, abbiamo l'occasione, la prendo per far vedere col contrasto nero, di osservare anche solo un oggetto così? Perché già tanto capita di rado nella vita di osservarle in esposizioni museali. Averle! Questi sono gli oggetti che, se non acquistati, generano il rimpianto di non aver agito nel momento giusto. Perché oltretutto qua avete al centralino la possibilità di comprendere quanto giova a voi la proposta che Arte Network riesce a fare. Io ve lo dico con tutta la passione del mondo, mi metto nei panni del collezionista che è soddisfatto di aver portato a casa la vera arte muranese, quella che ha conquistato, abbracciato tutti i collezionisti più importanti nel mondo. Quindi, Matteo, ti ripasso il testimone, io aspetto al centralino. Se volete sapere i prezzi degli oggetti che ho appena presentato, sì, vi aspetto personalmente al assolutamente, centralino. Assolutamente. Posso dire una cosa banalissima, Anna? No, che chi l'ha visto questo, la cosa che ha detto, ma non è dipinto. Perché televisivamente è una cosa pazzesca. No, non fatemi dire cifre né niente, però fa vedere quell'immagine. Vicino a lui e poi quell'immagine lì, poi passo a questa richiesta da parte di una gentilissima collezionista che ha accolto quel baro virtuoso, anzi quei baro virtuoso, perché poi voglio mostrarle un'altra sorpresa. Ecco, l'effetto è pazzesco. Hai, Alessio, solo quell'immagine di cosa vuol dire comprar Adriano Dalla Valentina. Ecco, signori, cosa vuol dire? I prezzi di Adriano Dalla Valentina, li leggeteli in alto, ho cancellato come al solito, non vabbè, lo potete digitare, lo potete comprare, se è ancora disponibile questo altro occhio o girandol, giusto Anna, in internet. Ma subito, bonifico, senza vederlo dal vivo, vi arriva ovunque, garanzia, come si dice, assicurazione da pagare, eccetera. Chiami invece, se trovi libero, la nostra Elena al centralino, tratti con lei, non devi pensare a quelle cifre e siamo noi a portartelo a casa e non devi pagare nulla, lo vedi, lo tocchi, lo guardi, se ti piace, se ti rendi conto anche tu che non è dipinto questo occhio di Adriano Dalla Valentina, poi decidi se acquistarlo oppure no, ma lontanissimo da quelle cifre, lontano dalle cifre internazionali. E non mi stupirei se a breve anche il fondo di Adriano Dalla Valentina finisse negli archivi della Fondazione Cini, delle Stanze del Vetro. Quindi, signori, attenzione a questo nome e attenzione a comprarlo prima che la macchina inizi ad ingranare su Adriano Dalla Valentina. Allora, per una gentilissima collezionista, ha puntato uno dei miei vetri preferiti, in assoluto, nella storia del vetro. Pensare agli anni 40, pensare a Barovier, Toso, che si inventa, Barovier, un effetto del genere. Come chiamarlo questo? Ricoprire, rivestire la superficie di una quantità di lenti assurda, giocare con il colore di sfondo, mettere all'interno anche la foglia d'oro e lasciare che la luce sia la vera protagonista e giochi con queste lenti baro virtuoso. Gentile amica, su uno dei più grandi rivoluzionari, dei più grandi sperimentatori dell'arte vetraria,
qui c'è innovazione, qui c'è creazione, qui c'è il Barovier che inventa nuove colorazioni, nuove forme chimiche, nuovi processi anche realizzati. E le lenti, pensate, negli anni 40 poter inventare qualcosa di simile. Con questa estetica così particolare, possente, così carica di forza, di energia, di luce, i riflessi del colore, composto da diversi strati di vetro, soffiato, modellato, crea spettacolari effetti ottici. E accanto, Max, sei entrato in una lente? Se sei entrato facilmente in queste lenti, vediamo se riesce il nostro Max a entrare anche nelle lenti più piccole, perché accanto al classico, per modo di dire, vaso a lenti, qui abbiamo solo la base completamente rivestita da lenti minuscole. E poi Anna, sono bolle, no? Minuscole bolle applicate a caldo, quelle che vediamo alla base. Sì, bellissimo. Poi la figura classica di questo ventaglio ricorda la tradizione, e sotto la modernità, con questo gioco di lenti meraviglioso. No, non conosco i prezzi, signori, né per l'uno né per l'altro. Rifalli vedere tutti e due. 1200 quello che state vedendo, 1200 quello sul girello. Mentre al centralino la sorpresa per il grande vaso lenti di Baro Virtuoso, credo che sia l'8 numero 9, quello inserito sulla colonna. Signori, fate la vostra scelta, fate il vostro collezionismo e fate in modo che il vostro collezionare lasci il segno. Sì, torna qui. Torna qui in questi ultimi minuti. Questa è proprio la scelta che dovete fare. Punto. Afrocelotto, bisogna sceglierlo. Questo Afrocelotto bisogna sceglierlo. No, non ho cataloghi da farvi vedere su Afrocelotto. Ma quando venivate a Venezia, anche quando venivate a trovarci, posso dirlo, Elena, ma avete mai visto un afrocelotto del genere in tutti questi anni? Con questa colorazione, no? Cosa ha detto Anna prima? Con questa architettura. No, questo va visto di nuovo sul girello. Tu, gioca ancora con i colori. Max, fai una bella fotografia, Max. Vabbè, dai. Vabbè. No, dovete velocizzarvi. Scusa, Alessio, ma ero... Tempo stringe e volevo... Guardate la bellezza, signori. Sei sul fondo bianco, non voglio vedere nero, deve vivere sul bianco. Bravo, Max. Dite qualcosa ad Elena su questo vaso. Avete parlato degli altri vasi, avete trattato gli altri vasi, avete confermato gli altri vasi. Questo, a questa cifra così bassa, eccoli qua, guarda che bene che si vedono. Sono tutte bollicine quelle lì. Non ne ha mancata una, Afrocelotto.
che credo che sia l'ultima opera che abbiamo di Loredano Rosin. Sì, abbiamo anche Dino Rosin per il violino, richiestissimo, da Afrocelotto viene su Loredano Rosin. Credo che sia una delle vergogne poi più astratte che abbia realizzato con questa tecnica particolarissima. La firma è qui alla base, base anch'essa trasparente con questo effetto fumé in cui il corpo qui viene ancora più risaltato. Loredano Rosin, non avevamo solo accennata forse per quanto riguarda con la varietà, la grandezza di Adriano Dalla Valentina, non solo con i vasi, non solo il gioco pazzesco delle murrine quadrate, squadrate, triangolari, la filigrana assurda che riesce a realizzare in maniera irreplicabile. Lo ripeto questo termine, e qui invece quando si dedica al mondo animale, il simbolo della sua fornace era la tartaruga che non è più disponibile, vero, per quanto riguarda Adriano Dalla Valentina. Ci rimane questa seppia spettacolare e gioca, a proposito poi di Loredano Rosin, Dino Rosin, dobbiamo unire Adriano Dalla Valentina, perché sono stati in questi ultimi anni i migliori maestri muranesi a giocare con il calcedonio, i migliori in assoluto. All'851 avete la seppia, anche qui, ecco, l'effetto qui si vede, questo è il calcedonio raffinatissimo che Adriano Dalla Valentina mostra in tutte le sue potenzialità. 30 cm di altezza, 25,5 di larghezza, ed è tutto poi calcedonio, lo vedete nelle varie sfumature, o meglio dire venature, per Adriano Dalla Valentina. Ok? Adriano Dalla Valentina all'851, Adriano Dalla Valentina su tutto questo palco allestito per lui, i nomi più importanti, le scelte migliori, signori. E su Adriano Dalla Valentina, da noi di Arte Network sentirete spessissimo parlare. I progetti sono tanti, non mi dilungo. Le idee sono tante, signori, speriamo in questa situazione, ecco, di poterle realizzare anche nel più breve tempo possibile, eccetera, ma i nostri social poi parleranno. Dimenticavo la richiesta, ricordavo anche i lampadari, quello della Paoli, signori, degli anni 70 che ci chiedevano, poi ancora di grande design con non ricordo mai. Il vetro ghiaccio Alessandrite, grazie, che dimenticavo sempre, signori, per quanto riguarda l'arte di Mazzega sui due lampadari. Prezzi anche qui ridotti all'osso, anche qui ridotti al minimo per i lampadari,
di Mazzega. Anna, vieni con me tra Paoli, tra Adriano Dalla Valentina. Siamo quasi in conclusione. Sì, praticamente. Ah, un minuto, beh, siamo alla fine. Ai saluti, signori. Alla prossima avventura, assieme. Sì, è stato... Alla prossima doppia conduzione. È stato un onore ospitarti di sabato. È stato un onore essere ospitato nel tuo set. Per me. Speriamo sì, di rifarlo, signori. Siete voi non solo a condurre le trasmissioni con le vostre richieste, ma siete voi anche a fare il palinsesto, come avete visto. Infatti adesso, se non erro, ci sarà venerdì. No, oggi è sabato. È sabato. Quindi, no, vedete, è emersa una puntata del venerdì. Ci rivediamo venerdì. Adesso ci saranno le repliche in onda, immagino. Sì, sul www. Siamo 24 ore su 24 noi in onda, quindi ci trovate sempre. Esatto, esatto. Grazie Max. Buona serata. Grazie Alessio. Elena è ancora qui al centralino. E buon weekend a tutti quanti. Alla prossima.